Eccoci, buonasera ragazzi, benvenuti, buonasera a tutti e benvenuti in questa live dedicata al Bally Astrocade. Allora, signore, a distanza quasi di un anno, possiamo dire 10 mesi, riportiamo in live questa veramente macchina eccezionale. Nel frattempo ringrazio Nico 8bit che ha rinnovato il suo abbonamento a Twitch. Grazie, grazie Nico, grazie e benvenuto. Allora, signori, che dire? Io sono felicissimo oggi perché devo dire live di questo genere non le portiamo spesso e spero che questa live, per quanto la stiamo portando in un periodo un po' caldo, in un periodo dove molti di voi sicuramente sono chi al mare, chi va a farsi una passeggiata, chi è andato magari a mangiare una pizza e quindi di conseguenza, oh, se noi cerchiamo in ogni caso di portare contenuti sperando che poi naturalmente chi si perde oggi la live la possa recuperare nei prossimi giorni, come sapete, sia dal canale di YouTube che dal canale di Twitch. E oggi devo dire, vedete che qui con me c'è un grande amico, un amico che mi fa compagnia, che tra l'altro è espertissimo del Bally Astrocade. Infatti questa foto che io proprio quest'oggi vi ho voluto mettere in primo piano mentre che vi sto parlando è proprio la foto del possessore della macchina, che tra l'altro è una macchina stupenda perché è tenuta veramente nel migliore dei modi. Quindi sto parlando di chi? Di colui che si occupa della parte legata alla seconda generazione, perché io per me Luca è diciamo, un guru spirituale della seconda generazione, perché conosce benissimo tutto ciò che è avvenuto soprattutto prima degli anni 80, che è una cosa incredibile, perché lì ci sono veramente delle macchine molto certosine che conoscerle è un po' così. E qui con me, ragazzi, c'è Luca Bini. Ciao Luca, benvenuto. Ciao Roberto, buona serata a tutti, buona sera Roberto. Allora, come stiamo, Luca? Oggi ti ho portato così in questa giornata calda di estate. Ho detto, dai, Luca. Vabbè, non Ma è vero, sì. l'abbiamo organizzata la prima, però Sì, già certo. sapevamo che il caldo sarebbe stato una delle componenti micidiali. Vabbè, Certamente. noi siamo, come dire, Collaudati. collaudati, sì, esatto. Noi siamo così. Allora, Luca, che ci dice? Allora, questa innanzitutto, ragazzi, è la seconda live che facciamo, perché la prima l'abbiamo fatta appunto a settembre ed è Esatto. stata veramente una bellissima live. E sottolineo che chi l'ha persa ha la possibilità di andare da YouTube direttamente, diciamo, in questa live. Troverete la descrizione, e nella descrizione naturalmente del video troverete anche il link che vi riporta, senza dover andare voi a cercare, direttamente nella prima, quella che abbiamo appunto fatto a settembre, che è stata molto interessante perché abbiamo proprio fatto una descrizione a 360 gradi della macchina, no, Luca? Esatto, Come esatto. sta il tuo Bally Astrocade? Come l'ultima volta, non ho più aperte né niente, è sempre sigillato. Diciamo che ho un bel ricordo, che ho una foto ora, che è così. Io mi auguro sia sempre così. Quindi l'inverno l'ha fatto al chiuso, tranquillo, nel suo scaffale, pronto. Esattamente, esattamente. Anche se queste macchine mi ricordano un pochino l'inverno, perché bene o male si compravano sotto il periodo natalizio, però quest'anno è saltato, è stato un letargo. Esatto, vabbè, è andata così. Però guarda, cioè, ma guarda questa foto che tu hai scattato, perché ragazzi, ripeto, recuperate la prima live perché vedete tutte le fotografie che vi abbiamo mostrato. Abbiamo fatto una bella carrellata con Luca, sia di foto personali che di foto anche presi dalla rete. E se Esatto. notate questa immagine, vedete che c'è un cellofan, no? Sopra c'è un nylon, li ha voluto mettere per poterlo rivestire, quindi proteggerlo chiaramente sia dalla polvere che dai vari cavi, no? Ed altre cose che lo Sì, possono bene intaccare. raffreddato. Sì. Esatto. E devo dire che questa foto è bellissima perché sembra che luccichi il tuo Bally Astrocade, che poi Comprato ieri. comprato ieri. No, ma io ti faccio i complimenti perché hai fatto veramente un acquisto formidabile, perché ragazzi, proprio questa macchina che Luca, cioè, dall'America ti è arrivata, no? Ti è arrivata direttamente Esatto, dall'America. esatto. Sì, Quindi sì, sì.
Il possessore era veramente un collezionista con la C maiuscola, perché gliela mandate in tonsa, giusto, Ma giusto? sì, perché anche Roberto, se ti ricordi, io inviterei tutti innanzitutto a rivedere la prima live per vedere esclusivamente a 360 gradi, come sta dicendo Roberto, tutta la macchina come era nelle condizioni appunto che ho tutt'oggi. Però sì, mi è arrivato in ottime condizioni e devo dare merito anche a chi l'ha tenuta perché ho avuto scatola contro scatola, cioè non mi manca nulla, tutte le garanzie dell'epoca. Sono stato molto fortunato a trovare un oggetto dell'epoca. Diciamo anche che insomma ci sono stato dietro, te Roberto lo sai perché mi segui parecchio anche fuori dalla live e sai benissimo diciamo, le storie che ho fatto per averlo, che sono state Beh, guerre le sì, mie. è stata un'avventura anche perché poi chiaramente un acquisto co così importante come una macchina del genere uno Esatto. si deve anche tutelare, quindi insomma Certo, vari certo. scambi naturalmente di informazioni, di foto, quindi naturalmente il venditore è stato abbastanza serio e fortunatamente ecco, è andato tutto bene, ecco, non ci sono stati problemi. Anzi, ti era Esattamente. arrivata anche prima rispetto alla stima che ti aveva fatto direttamente la spedizione, no? Poi magari, che ne so, mi sembra che fosse arrivato una settimana prima o 5 giorni prima, no? Sì, mi arrivo prima 5 giorni, bravissimo. Ecco, Mi ricordo ricordo. che ero contento appena mi arrivò dal corriere e io dico, dopo 2 minuti ti manda le foto su Anche perché, WhatsApp ragazzi, dopo il per te. corriere, il secondo che l'ha visto sono io. Esatto. Neanche la mia compagna, te Nulla, Roberto. nulla, pensate a Roberto, mi ha mandato subito la foto e io devo dire, sono rimasto felice di questa anteprima. Però guarda, devo dire una cosa, quegli acquisti che ho fatto, io ho acquistato, sai benissimo, tante volte in America Sì. e negli Stati Uniti devo dire che sono più precisi che qua. Ecco, a parte la distanza, non so perché, boh, arriva prima la roba, c'è diverse cose che io ho acquistato anche importanti dagli Stati Uniti e mi sono arrivati sempre in anticipo, devo ammetterlo. Ecco, Olivier dice praticamente Roberto ha fatto la notaio per la consegna. Praticamente. Sì, questo è... sì, è vero. L'unico neo chiaramente quando si acquista dall'altra parte del mondo è la dogana, no? Chiaramente ci sono spese Sì, doganali che quelle spedizione, tutto, vanno un po' a certo. incidere, però diciamo che poi alla fine quando stai comprando un oggetto del genere, che come abbiamo spiegato abbondantemente l'altra volta è una macchina che naturalmente è molto più nota in America, perché alla fine sono produzioni americane. Devo Tu dire non che, arrivata. eh sì, cioè in Italia veramente non tutti sono a conoscenza, ma io penso che veramente possessori di un Balli Astrocade qui in Italia, oltre te e qualcun altro, penso che siate veramente pochi, non credo che ce ne siano. Per carità, ci sono molti collezionisti, però secondo me non ci sono così tanta gente, perché vedi, un ColecoVision è un po' più diffuso, no? Per quanto è una macchina americana, però Esatto. ha avuto modo in Europa di fare il suo lancio, perché è stato venduto in Francia, in Germania, eccetera. Invece il Balli Astrocade, diciamo che è molto più concentrato nell'America, quindi averlo poi, diciamo, esportato, tra virgolette, qua in Europa, diciamo che noi italiani non abbiamo una grande cultura, ecco, non te lo ritrovavi in quegli anni nei negozi. Facilmente sotto casa, ecco, una macchina del genere. Ecco perché poi negli anni 70, non essendoci tutta la comunicazione, la diffusione di oggi della vendita online, chiaramente era impossibile avere proprio dei contatti diretti con l'America per farla avere, a meno che proprio non eri un grande, diciamo, conoscitore commerciale, quindi sapevi quali canali prendere per fartelo mandare, ecco, tutto qui. Di Poi, certo non sono macchine da mercatino, giusto per capirci, non no, ecco, i mercatini non li trovi davvero, anche perché assolutamente, neanche a Porta io Portese, no? Una cosa del no, genere. assolutamente, perché io dico sempre, se uno si porta una Ciao cara macchina gente. dall'America, se la porta perché ha un valore affettivo allucinante che non la venderà mai, perché insomma, con tutta Esatto. la roba da traslocare, sta a pensare a un videogames. O ti interessa così tanto che una volta che arrivi in Italia non la vendi, perché se no poi
Cioè, l'un per un milione c'è sempre queste fatalità di trovare la classica botta di sedere, però insomma è difficilissimo perché poi io sono dell'idea che queste macchine le compri per lo stato che hanno, cioè Sì. possono anche acquistare anche a 250 euro, poi vabbè c'è le spedizioni, dollari scusatemi, poi ci sono le spedizioni come a... appena citato Roberto, però sono condizioni pietose, non è che sono condizioni come queste. Cioè, No, io ho no. il vetro plexiglass che è nuovo, 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 non c'è un graffio. Cavolo, cavolo. Eh sì, insomma, io veramente, poi tra l'altro, tutte le fotografie che mi ha mandato Luca sono state delle foto molto interessanti perché hanno proprio fatto vedere la macchina in, a 360 gradi. Quindi io ho visto la scatola, ho visto l'imballo, ho visto il cartone sull'imballo stesso, no? Quindi avevi il doppio cartone tu che ti è arrivato. Quindi insomma era bella protetta la macchina contro urti, contro qualunque cosa. Quindi Sì, la effettivamente scatola e poi appunto come si chiama anche contro nell'ambito scatola. orologio, anche la controscatola, appunto che era in cartone, Sì. cartone tamburato normalissimo, di quello che si può trovare in qualunque ferramenta, appunto, sicché insomma non era niente di speciale, però insomma c'aveva questa scritta in nero, Astrocade, la località da dove veniva. Ma lo rende abbastanza speciale perché in questi casi quando si prende questi oggetti qui, se si spende, però bisogna vedere che la controscatola sia in ottime condizioni, non ci sia strappi né buchi come a volte vedo in tante console acquistate, e deve essere tutto perfetto perché se no le trovi anche a meno, non è un problema. Vabbè, sì, è vero, è vero. No, no, questo è un prodotto di valore. Questo che ha acquistato Luca è un prodotto di valore perché veramente, ripeto, era sicuramente in mano di un collezionista. E trovarlo in questo stato, una macchina anni 70, non è assolutamente facile. Ma infatti, mi scusa Roberto se ti Dimmi. interrompo, io sono sulla pagina dell'Astrocade in America, addirittura a volte quelle a 200 euro, 200 dollari in America, che loro non hanno tassa di spedizione né niente, le comprano per pezzi di ricambio, anche se sono Immagino, funzionanti. Ecco, immagino, già lì ti immagino. dice tutto il mercato di questa macchina. È vero. Che poi oggi, dopo, andremo anche ad aggiungere qualche altra informazione utile, no? Perché adesso noi la stiamo Esattamente. descrivendo come console, ma in realtà c'è una realtà. Allora, nel Io, frattempo, scusa dimmi, dimmi, Roberto se ti vai. interrompo, io inviterei anche a chi non ha visto la prima live di vedersi la prima perché questo diciamo è la coda della prima, Sì. è indispensabile vedere la prima per riuscire un attimino a capire a 360 gradi l'articolo appunto che si sta portando in live con l'aggiunta oggi diciamo sulla coda di un qualcosa di particolare che si era appena accennata la volta passata. Infatti lo ridico per la seconda volta, poi lo ripeterò varie volte così anche agevolo anche chi arriva dopo, che fondamentalmente chi vuole recuperarsi la prima live troverà il link nella descrizione del video di YouTube di questa live attuale. Quindi potete andare nella descrizione e poi anche a fine live e cliccare e gustarvi e guardarvi anche la prima diretta, soprattutto la parte. Non tanto del gameplay, perché sì, ci sono giochi molto interessanti, abbiamo visto nella prima parte, però se siete più incuriositi, diciamo, dall'aspetto tecnico, tra virgolette, della macchina, quindi dall'aspetto fisico, dalle informazioni hardware e anche soprattutto storiche di questa macchina, non vi dovete perdere, come appunto sottolineava Luca, la prima Esattamente. live, perché abbiamo abbracciato tutto, quindi adesso noi vogliamo evitare chiaramente di ripeterci e di ridire le stesse identiche cose. E Certo. oggi diamo spazio invece al gameplay perché abbiamo vari giochi da vedere. In più c'è anche una bella novità, stasera porteremo anche due giochi Homebrew. Pensate, Esattamente. pensate, nonostante tutto hanno fatto due titoli molto, molto belli, tra l'altro, uno è anche abbastanza famoso, preso da un gioco famoso da bar, e devo dire che il Bally si prestava bene nella gestione, ecco, mi ricorda in molti giochi anche il mio caro ColecoVision, perché poi alla fine parliamo di seconda generazione, diciamo che il Esatto. Bally è un pochettino più giovane di qualche anno, però posso dire che
Anche il Bally già, diciamo, tra le macchine dell'epoca era il top di gamma, no? Negli anni 70, Anni poi. 70, Negli anni anni 70. 70 era il top di gamma. Allora, andiamo a salutare Alessandro De Bortoli. Ciao Alessandro da Twitch. Salutiamo Olivier, grazie, benvenuti ragazzi. Salutiamo Nico e grazie prima anche del rinnovo, anche dell'abbonamento. Poi vado a scorrere, vediamo un po' se ha scritto qualcheduno, qualcheduno. Ok. Ecco, sì, è arrivato anche Bruno che ha salutato. Ciao Bruno, benvenuto. Il ballo, no? Il balli. Niccolò, Fabio Arcieri, potevo perdermi il grande Luca Bini. Buonasera a tutti. Ciao, ciao Ciao Fabio, Fabio. benvenuto, benvenuto. Poi c'è anche Jack. Ciao, ciao Stefano, benvenuto anche a te. Poi c'è anche Fabio, c'è un altro Fabio, Ciccio 1967, dice buonasera a tutti, molto interessante stasera, ho letto qualcosa tempo fa sul Bally, curiosissimo di approfondire, grazie a voi, no no, grazie a te che ci fai compagnia. Esatto. Salutiamo anche Max Picture, tra l'altro da Cagliari, quindi un saluto Max, no niente pizza passeggiata, diretta live presenti, grande. Poi Nico dice adesso non ho tempo di vedere la prima live, almeno che Emmett Brown mi presti la macchina del tempo. No, beh, certo, chiaramente noi ti invitiamo a guardarla. Non adesso che c'è la diretta, te la guarderai magari domani, se non puoi più tardi, chiaramente che è già tardi, te la guarderai nei prossimi giorni. Poi salutiamo anche Striped 75 che ci saluta. Ciao, benvenuto Striped e un saluto anche a Dylan Dog che ci scrive dal tubo. Ciao, ciao e Ciao benvenuti. ragazzi. Ciao e benvenuti. Bene, 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 bene. Allora, io direi che se voi, Luca, siamo pronti anche per iniziare a vedere qualcosa sui primi giochi, no? Perché insomma abbiamo una decina di giochi più due ombre da far vedere. Allora, a parte un paio che ho voluto ripescare dalla prima live, in quanto secondo mio modesto parere e anche secondo il parere anche di Luca, sono due titoli veramente formidabili che quindi Esattamente. andrebbero rivisti e quindi adesso li ritroverete nella lista, però non ve li anticipo. Allora, iniziamo dal primo che si chiama Amazing Maze, no? Scritto Maze. Questo è Bellissimo. un titolone. Questo è un titolone. Infatti, adesso diamo spazio alla schermata. Tra l'altro, si gestisce col MAME tranquillamente e quindi gestisce tutta Allora, la parte dei giochi. Vai. scusa Roberto, volevo, allora, prima di iniziare volevo chiarirvi una cosa, perché è una cosa che è avvenuta anche nella prima live. Ho Sì. sentito dire tantissime persone, appunto, ma c'è tutti i giochi più o meno arcade. Allora, premettiamo che questa macchina viene fatta dalla Bally e la Midway. La Midway era famosa perché faceva gabinate. Insomma, se la Bally non si può permettere di fare giochi arcade, non so quale macchina, perché ricordiamoci che la Taito chiese addirittura nel maggio-marzo del 78 di fare un gabinato e il 5 giugno, se non erro, uscì Space Invaders in collaborazione col Giappone, appunto con la Midway. Sicché, insomma, grande cassa la Midway e la Bally, non per niente negli anni 70 erano i leader mondiali dei videogames. Eh beh, sì. Beh, chiaramente se hanno tirato fuori già dal cilindro una macchina del genere, comunque già avevano delle aspettative sicuramente non indifferenti. Ma voi pensate che non era Esattamente. semplice l'idea di portare nei propri appartamenti di casa un gioco che bene o male vedevate in sala giochi? Perché per quanto potesse perdere qualcosa a livello di conversione, però il valore che aveva nell'averlo a casa in quegli anni era una cosa assurda, cioè i bambini se lo sarebbero sognato, Esattamente. ma anche noi italiani, ecco, cioè Sì, io sono, adesso certamente. Luca tu hai qualche anno più di me, io sono del 73, ma io ti posso dire che nel 78 che avevo 5 anni, mi facevi vedere una cosa del genere sarei impazzito, a Io mi 5 anni, ricordo, cioè, guarda, dico porca solamente miseria. una cosa, io sul bar sotto casa
C'è la versione di Space Invaders, quello monocromatico, che sulle basi in fondo c'era un acetato verde colorato per colorare le basi. Siccome io Immagino. non arrivavo a vedere lo schermo, perché Space Invaders aveva tipo un oblò con tutti i cannoni dalle parti disegnati, e io non riuscivo a vederlo, sicché il titolare del bar mi prendeva uno sgabello di legno e stava lì a vedere chi giocava. Ecco, non vi dico altro. Perché ovviamente piccolino, bassottino e non riuscivi a Esatto, vedere, quindi con lo scammello esattamente. immagina già da allora la curiosità di noi bambini, che era, ma che poi Sì. tuttora i ragazzini ce l'hanno, però diciamo che adesso è un mondo più diciamo abituato al videogioco, cosa che invece un tempo Vero. era un po'. Guarda, per noi il videogioco è stato come per i nostri genitori il primo televisore, no? Come quando si raccontava, che mi raccontavano i nonni, Esatto. che tra l'altro mio nonno, che era un veterinario in paese, è stato tra i primi ad avere la possibilità di avere un televisore, e devo dire che fondamentalmente era successo che molte famiglie del vicinato diceva: sì, Si ma si riunivano. univa, diceva, ma possiamo Esatto. venire per vedere, così Vero. magari vediamo cos'è il carosello, cos'è la Rai, perché poi le trasmissioni iniziavano anche, erano corte, non che mai adesso che 24 ore di TV, e quindi di conseguenza tu avevi quella fascia oraria, e quindi accendere la televisione voleva dire, e addirittura c'era una bisnonna che mi aveva raccontato mia nonna, che addirittura credeva che quando vedeva l'annunciatrice che parlava, che la stesse guardando. Diceva: no, ma dice, spostate, spostate che ci vede. Cioè, potete immaginare com'era una cosa in, cioè, com'era, Infatti, io dico sempre una cosa, Roberto. Io dico sempre, quando si guarda certi giochi come questo, specialmente Pong, bisogna sempre un po' proiettarsi indietro nel tempo e andare a quegli anni. Cioè, te che facevi muovere il televisore, avere un piccolo pixel, una Sì, è vero. pagaia, e avere il potere di farlo muovere. Come dico sempre, eri regista di te stesso, È alla vero, fine dei conti. vero. Non era più un'immagine proiettata che te facevi E tu eri telespettatore, ma tu eri passivo, potevi regista. solo girare il canale, certo. Esattamente, sicché è questo stato il passo importante degli anni 70. Eh sì, c'è chi dice durante la live mi sento un po' osservato da Roberto. Sarebbe bellissima questa cosa. Sarebbe bellissimo. Allora, io sono pronto. Vediamo un po'. Allora, uno, numero di giocatori. Mettiamo uno. Massimo punteggio. Boh, cosa mettiamo? Mettiamo 10. Sì, Così. easy. Allora, easy, dai. Mettiamo easy. Allora, qua è partita. Si sente un rumorino particolare. Allora, questo gioco noi siamo praticamente questo quadratino e dobbiamo cercare, però vabbè, non è partito, non so perché, adesso lo vediamo. Ah no, ecco, scusate, avevo configurato i tasti diversamente. E vabbè, ormai vince lui. Praticamente dobbiamo raggiungere l'altra parte, da dove Torre. parte? Sì, l'altra torre. E quindi noi siamo il rosso, il computer e il blu. Vedi, già allora potevi già giocare contro il computer. Considera, Roberto, che questo è un gioco anche arcade uscì, eh? Sì, c'era anche in Sì. sala giochi questo Sì. qua. Io Ecco, vedi. lo Ecco, ricordo. no, io non ho avuto modo di vederlo Addirittura mai mi sembra questo. che i primi erano bianco e nero, se non ho ricordanza. Ovviamente i tracciati di labirinto erano molto più complesso, di questo. Posso immaginare. Allora, vediamo un po' se riesco a essere veloce. Chi mi frega, Roberto? No, forse è fregato te. Ce l'ho fatta, Grande, ho grande. pareggiato, ma in una maniera incredibile. Allora, Beh, mi immagino su livelli successivi metteranno una torre bassa e una alta per avere una sequenza maggiore. Applaudo, grazie, gente. Allora, vediamo, no, qua no, sono lento, sono lento. Questa volta ho perso un po' di tempo, sì, Roberto. No, Mi sono un po' nulla, arrugliato. nulla, 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 nulla.
Oddio, forse ci poteva arrivare, prova, però. Prova. No, no. C'è quello qui. No, è chiuso, qua è chiuso. Qua è chiuso. Ah, ecco, vedi la figatura. Devi per forza rifare da dove è partito lui. Sì, anch'io all'inizio pensavo che fosse solamente un punto del lato destro. Invece no, devi proprio andare dove c'è, no? Quell'incavo lì, no? Da dove è partito lui. Ti devi infilare lì. Infatti non è per niente semplice. No, assolutamente. Max dice, mai vista questa console in te? Eh beh sì, come abbiamo detto prima, sono console rarissime da... Allora, vediamo, forse è qua, possibile, sì. Beh, anche lui è nelle tue solite condizioni, non è che sia molto lontano. No, ho sbagliato! No, ti sei dormigato, ho sbagliato. Di poco. Non avessi sbagliato strada, l'avrei finito. Sì. Non avessi sbagliato strada. Ma per poco proprio, per una stanchetta. Sì. Carina, comunque l'idea è semplice, carina. Bellissima, bellissima. Tra l'altro 3 livelli di difficoltà, ragazzi. Cioè, e ho messo quello facile. Voi immaginate, esatto, già da allora quanto era tanta roba avere anche la possibilità di avere anche le difficoltà. No, dove è passato? No, ce l'ha passata da su, è stato rapidissimo. Guardami, era tutto da su il percorso. Però il computer... Peccato che non abbia la modalità 2 giocatori, vero? Mi sa che non c'è. Sì, sì. Ah, no, me l'ha chiesto all'inizio. Se volevo l'ha chiesto? Sì, l'ha chiesto, ho messo pensavo uno. Pensavo non ci fosse, guarda, sinceramente no. Credevo che non vedete, ci in 2 è fighissimo, in 2 ti diverti come un pazzo. In 2 sarebbe stato tanta roba all'epoca. Ah, oddio, lo giocherei anche ora in 2, ti dico la verità. Lo giocherei anche ora, è carino. Sì, sono questi giochi, ha visto che sono per piccoli adulti, diciamo così, questi giochi qui. No, mi sto ingarbugliando nuovamente. Ma che cacchio va? Sì, ti sei sbagliato parecchio, Roberto. Scendi giù. Oh. Ah, devo andare lì, provo a passare su. Guarda, ti incasina parecchio. Io credo che questo gioco bisogna visualizzare un attimino prima di partire proprio... Sì, è vero. Perché lui ti dà il tempo di studiarti il percorso. E no, un corno, è partito. No, non me l'ha dato. No, lui è la prima volta che sei un po' bloccato, ma poi... No, qua è chiuso. Fai lungo, oddio, anche lui è lontano, Roberto. Sì, che forse ce la puoi fare. Oh, siete in linea, Vai, ce la fai, dai, va su, gira ora su, no. Ok, vai. No, ma te bischero, se è quello blu, sono quello blu. No, ero troppo distante. Mi sono sbagliato, andavi troppo bene, Roberto. Magari, no. I labirinti sono random, bella domanda, ma penso di sì, non lo so, a dirti la verità bisogna studiare un po', cioè bisogna farlo caricare un po' di volte per capire se ti rimette sempre gli stessi. O forse è qua, no, un corno, no, vabbè, ridicolo, no, guardate ragazzi, è veramente difficile, perché tu vedi una massa di strada e rimani spiazzato, invece lui sa già qual è la strada, è quello che ti fotte. Ah, sicuramente quando ti eri allenato col computer anche nella modalità easy, se giocavi con un compagno e chiamavo ogni tanto lo battevi subito. Beh sì, cioè... Dai. Vai, siete a metà, Roberto. Ma perché ti fa andare? No, che peccato. Era su. Pensa, vedi, io distinto sono andato giù, invece c'era da passare da su e poi rigirare. Guardate, è difficile. Però nello stesso tempo è divertente come il gioco. Cioè, beh, giustamente dice Olivier, se sono random è una piccola meraviglia. Beh, riuscire a creare un labirinto randomico mettendo sempre le strade giuste, non lo so, Ora il primo non ci si ricorda ovviamente, se no bisognava giocare nuovamente e poi rigiocare ancora per ricordarsi un po' il labirinto come era fatto. Sì, per vedere se cambia, è vero. E ora se ne è fatti troppi, c'ha un po' confuso la mente. Eh sì.
Ho messo 10, quindi vabbè, Assolu sta vincendo 8 a 1. No, no, la programmazione non è stupida, infatti. No, è ben ragionato sto gioco. Aspetta che forse no, qua è possibile. No, 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 ho sbagliato, no. Roberto. Ho sbagliato proprio tragitto. È già un vantaggio lui. Può provare a ricaricarlo, Roberto, per vedere. Ho memorizzato un attimino il tragitto. Difficile, lo so, avete messo il trombone, ma in effetti è difficile. Ciao, bella gente! Grande Wally, e grazie per il Buonasera e rinnovo forza azzurrina a fine dell'abbonamento. luglio. Mondiale. Siamo rimasti a tifare le donne. Ah, vabbè, tu segui il calcio, Wally. Io sono ignorante proprio in merito, ma seguo pochissimo il calcio. Grande comunque, Wally, grazie. Allora, che devo dire? 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 Può ricominciare da capo e vedere se appunto è randomico questo gioco. Ho visualizzato, ho memorizzato un po' il labirinto iniziale. Allora, vediamo un pochettino come mi permette di uscire, perché devo anche vedere un pochettino come uscire dalla partita. Boh. C'era il tasto di reset, no, perché se metto esc, cosa fa? Esce dalla... no, esce. Vabbè, lo riapriamo. Lo riapriamo. Allora. Massimo score mettiamo 10, livello È off. easy, sempre easy, mettilo, non vuoi che cambiasse tu. Allora, vediamo. Uè, Giorgio, ciao, benvenuto. Ciao Gio, no no, cambia Roberto, cambia, differente. L'uno non era così? No, 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 assolutamente. Mi ricordo dalle torri come erano impostate le linee, era differente. Sulla torre celeste c'era una linea a metà orizzontale e qui viene a mancare. Eh sì. Infatti lui è arrivato in cima, invece quello di sotto arrivava sotto la torre. No, no, dovrebbe essere, sì, randomico. Ah, ecco, Olivia ha detto una cosa molto interessante. Secondo me, quel pasticcio di righe che fa all'inizio della partita è perché sta generando un labirinto. In effetti è vero, si vede là sotto come che stesse elaborando. E poi Fabio ci dice, probabilmente è basato sull'algoritmo di... com'è questo? DJ Jextra, per garantire che ci sia sempre almeno un cammino da una parte all'altra, anche se la generazione è randomica. Ecco, Eh vedi? sì, come ho detto io, perché sì, a parte si vede perché io ho memorizzato il quadro precedente, l'ho fatta zerare appunto perché se andava avanti non me lo ricordavo più. E ho visto proprio sulle torri, che era la cosa più facile da equalizzare, sulle torri le linee erano messe per orizzontali su quella blu e quella sotto e quella rossa invece dove è arrivato il blu arrivava sotto. L'uscita. Vedi, può darsi che in questo frangente lui stia creando un labirinto. Un labirinto Sì. può essere, non sono Vediamo. sicuro. Di questo non me lo ricordo, a dire la verità. Infatti, vedi, anche questo è già differente, vedi? C'è una linea lunga a metà, quello celeste, e invece quello rosso ne ha uno sottostante, una linea orizzontale, una tira rovesciata. Fatta. Ciao Roberto. Sì, infatti questo è lo stesso, non me lo ricordavo, ragazzi. Ha fatto anche un bel giro però, sei stato Sì. bravo, guarda, se ci pensi bene. Sì. Beh, bello, dai, facciamo un'altra partita, poi lo cambiamo. Molto, molto, molto bello. Devo dire la verità. Vedi da dove sta partendo ora? Sta partendo da metà quadro quasi. Dove cacchio va? No, vabbè. Eh no, ti No. sei. No. Accidenti. Ahi, guardate che giro che c'era da fare. Mamma mia, devo fare il giro lì. Ah, ecco, devo pensare di andare in alto. Allora ce l'avrei fatta. È molto, molto, molto.
processore montava questo gioiellino? Non lo so se c'era già lo Z80. Sì, Qual è? montava. Era lo Sì, Z80, era il processore. lo Z80 montava. Esattamente. Allora, vediamo un po'. No, ah, ecco, questo è. Beh, c'ero comunque, dai, c'ero. C'ero. Secondo me più lo giochi, più impari a intuire bene come la strada e le cose così. Però è Sì, è un gioco notevole. di riflessi, bisogna subito esplorare visivamente, subito il labirinto, cercare di vedere dove sono le aperture, ecco, bisogna un po' anche intuire, poi ovviamente non è facile. No. Comunque, ragazzi, questo è Amazing Maze. Io direi che se dovessi dare un voto, Luca, che voto daresti a questo gioco qua? Ma io, senti, io come dico sempre, non tanto per la grafica, perché No, poi il no, no. gioco vuole fare la giocabilità e non la grafica. Ho sempre portato per esempio Edward Dragon Dragons e dell'Intellivision, che non ha una grafica spettacolare, ma una bellissima giocabilità. E anche questo direi, io darei un bel 8, Un Roberto, sono bell'otto. sincero. Sì, perché ti diverte, giochi con un altro, è pazzesco un gioco così. No, 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 è molto particolare. A me è piaciuto, cioè, insomma, mi piace perché poi alla fin fine è un puzzle game, no? Tutto sommato. Alla fine Esatto, devi risolvere un esatto. enigma che è quello del labirinto, eccetera. Allora, io vedo Jack che ha dato 9 addirittura, gli ha detto il Oh, gioco. buono. Quindi sì, gli è piaciuto molto. Ragazzi, fatemi sapere Sì. anche voi che voto volete dare a questo gioco, se volete appunto ottenerlo. Io, ripeto, ritengo che sia un gioco che comunque l'otto almeno lo merita perché Passa al primo piano la giocabilità, non sì, tanto la grafica. esatto. Alessandro 8. Adoro i giochi semplici con idee originali, ha detto Jack. Bravo, Bravissimo, bravissimo bravo, anch'io la Jack, penso come lo dico sempre anch'io, a volte si fa un gioco bello con una palla, con una sfera, riesce a fare tantissime cose, che è fare vero. cose ingarbugliate e poi la giocabilità che non sa di Va a niente. mancare, certo. Sono d'accordo con Jack. Allora, Alessandro da 8, Nico da 8 e mezzo, anche Giorgio ha dato 8 e mezzo, anche Ciccio Fabio 8 e mezzo, anche lui dice adoro i labirinti. Vota 9 Fabio Arcieri, dice i programmatori per la creatività considerando l'epoca. È davvero ben Esatto. fatto, dice Olivier, nella sua semplicità, valorizzato anche dall'epoca di uscita. Bene. Bene, bene, bene. Allora, proiettiamoci nel prossimo. Il prossimo è Artillery Duel. Anche questo non è male. Adesso lo andiamo a vedere. Sempre anno 1978. Allora, vediamo un pochettino. Ecco, questo gioco qua, ragazzi, ve l'ho portato perché l'abbiamo già visto. No, addirittura era uscito anche in versione. Alex di Sala Giochi lo porta spesso. Anche in versione di MS-DOS che si chiama, mi sembra Gorilla Bus, credo che si chiami, ed è un gioco in cui devi praticamente distruggere l'altro carro, no? Calcolando praticamente le coordinate, no? Su quello che riguarda l'altezza e la profondità del tiro. E anche questo è molto, 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 molto bello. Allora, vediamo, aspettate se ho preso quello giusto. No, credo che forse devo caricare. Mi forse era il primo o l'ultimo di questo, perché è anche un prototipo hanno fatto di questo gioco e quindi c'è il rischio di beccarci la demo che parte un attimo e poi non puoi giocare. Però, mannaggia al mouse. Allora, vediamo un pochettino qua. Dai, il problema. Ma se è il primo, no, è l'ultimo, dovrebbe essere questo, dai, non dovrei sbagliare adesso. Vediamo un pochettino. Una cosa, Roberto, non ti basare per l'anno sotto che hanno fatto la macchina, perché Ah, non è troverai l'anno del gioco 1978, quello. troverai. Ah, ok. L'unica pecca di questo gioco è che non puoi giocare col computer, puoi solamente giocare tra due giocatori. Sì, esattamente. Ecco, vedi, si vedono i soldati che stanno camminando, sbagliano strada, poi ritornano indietro.
e vanno a collocare il loro punto di lancio, che è qua. Cannoncino. L'animazione degli omini è fantastica. Tutti allo stadio. Sì, esattamente. Prima di partire il gioco bisognava vedere questa animazione che la trovo anche molto bella, ecco, visto che l'età della macchina. Allora, salutiamo anche Enrico Pani che dice: buonasera a tutti, buonasera al mitico Luca, un posto di informazioni per le prime generazioni di videogiochi. Grande, grande Ciao Enrico. Enrico, grazie. Allora, qua possiamo utilizzare, se non ricordo male, anche la configurazione dei tasti. Vedete, io praticamente posso scendere giù o salire e scegliere attraverso il tasto fuoco, vedete? Anche la velocità, se non erro, Roberto, Sì, perché infatti. power è la potenza, questa dovrebbe essere l'angolazione, questa qua. Quindi uno si deve basare. La cosa bella è che non la puoi scegliere numero per numero, va a uno step di 5, no, vedi? Da 55 Ah, mi va un passa a un range di 5 a range di 5. 5, sì. Che Ok. adesso magari mettiamo 55, qua posso mettere. Invece no, la potenza sì, la Si può potenza calibrare come uno sì. vuole. La metto così e poi dopo vado al fire e provo a tirare. Sì, è anche più giusto perché per centrarlo, insomma, se lo vedi come adesso, devi almeno Troppo. calibrare due o tre, almeno togliere 3-4 numeri, devi andare a 6-7. Io provo a 6-7, ecco perché la calibrazione in questo gioco va a 7.1, 7.2, non di 5.5. Ah, ok. Qua cosa posso fare? Beh, tocca di nuovo a te, Roberto, o tocca a lui? Non lo so, lo sai, mi sta facendo ugualmente muovere con gli stessi comandi. No, Però perché io sopra in alto nel quadro vedo che sta eliminando no, penso che sia lui. il cannoncino. Penso che sia lui, sì, esattamente. Vedi che lo sta inquadrando. Sì, è No, il lui. cannoncino mi sembra che inquadri tuo, perché te sei a sinistra o sei a destra? In realtà sono tutte e due perché sto giocando con due giocatori, non c'è il computer. Ok, vinci Quindi. Vabbè, ascoltate, io provo a tirare così. Vediamo se spara quello di destra o quello di sinistra, così capiamo. si è No, fatto quello di vedi. destra. Adesso era quello di destra. Lui ti fa vedere praticamente nella parte sinistra, cioè nella parte del radar, ti fa vedere quello da colpire. Vedi, in questo caso mi sta facendo vedere nel radar quello di destra, perché io sono con quello di Ok, sinistra. il cannoncino da colpire, ok, benissimo. E qui se l'ha detto eri a 7.1, metti a 6 e 7, Roberto. Sì, metto. Prova e Proviamo così. O anche 50. Proviamo. Non lo so. Sfiorato, No, ma dai. di poco. Di poco. Di poco. Ciao Retro to the Future, grande, benvenuto. Benvenuto e benvenuto anche Andrea. Graficamente è impressionante, presso una console 78 rispetto alla 3 2006, non c'è paragone, ha detto Andrea. Assolutamente. Allora, vediamo un pochettino qua. Adesso siamo a quello di destra. Quello di destra come era finito prima? Troppo basso, quindi devo dare più forza. E buongiorno di nuovo Sì, al pubblico è maschile, al anche pubblico difficile femminile, anzi giocare al con pubblico due femminile contemporaneamente, e perché poi devi a quello contare il femminile. punteggio Ciao della Nicola. velocità dei cannoni di quello di destra e di quello anche di sinistra. Uno schema, insomma, fa anche parecchia confusione. Ora non mi ricordo. No, Perché? Perché noi questo siamo da soli. esatto. In realtà dovresti essere tu quello di destra che mi dai le coordinate del tuo, e io quello Certo. di sinistra e penso al mio. Allora lì. L'unica cosa che ti può aiutare, Roberto, è che quello che ha sparato a destra il colpo si vede sempre, perché ha un albero in basso, se vedi. Aspetta che ti ha un po' laggato la linea, dimmi, stavi dicendo?
No, ti dicevo, il colpo che hai tirato poc'anzi a destra ti aiuta perché si vede dove hai colpito, sotto l'albero. Esatto, sì, E infatti. ti ricordi a quanto avevi di punteggio? Devi aumentare, in poche parole, rispetto a prima. Esatto, quindi metto 7,5 e qua posso mettere, boh, Perché il 65. punteggio te lo dà dell'ultimo cannonata, diciamo così, che hai tirato. Ah, allora perfetto. È troppo alto. E perché è ancora così basso? Infatti non l'ho capito nemmeno io. Boh. Ma non è che non me le rimette. Mi sa che i numeri non me li rimette come avevo tirato l'ultima volta. Sì, perché prima era 6-7, se l'ha detto. Ah. Sicché te l'ha messo. Non vorrei che il barrel fosse stato troppo basso a questo punto quando hai tirato a destra, perché te l'ha tirato troppo corto. Oh. Facciamo così, In poche parole 55. dovrebbe essere uno alza la palla del cannone, uno l'allontana. Infatti, vede, mi sa che questa volta me la segno. Beccato in pieno. Bravo. Ed è morto, no? Danno all'8%. Ah, ti dice pure di quanto è stato Bellissimo, danneggiato. C'è questo il non lo vento. conosco. Ah, aspetta, ha detto una cosa giusta, Olivier. Wind è il vento che c'è lì sulla destra. Quindi, Sì, wind se vuol il dire vento, vento è, vero? ecco, se il vento è alto, naturalmente. Però aspetta, non ti spiega da quale direzione. O bisogna guardare la bandierina per capire la direzione. Perché se sei contro il vento devi andare più forte, un po' come al golf, no? Se sei contro il vento vai più forte, se sei a Tu favore dici del la vento. bandierina sopra, la Beh, ci bandierina deve essere sopra. un'indicazione se il vento tira a sinistra o se tira a destra. Ciao Angelo, benvenuto. Quindi io penso che la bandierina indichi la direzione, quindi a questo punto se c'è la bandierina. Vabbè, non lo so se esiste la bandierina rivolta a Sì. sinistra, quello adesso lo stiamo scoprendo ora con voi. Quindi non. Infatti torna Roberto che avevi il vento contro, ecco perché ti ha avvicinato, anche se è un po' assurdo, però la palla del cannone l'ha frenata al vento a questo punto, perché ora te devi colpire con la destra il lato sinistro e ti sta dicendo che hai una velocità del vento di 17 e la bandierina il vento arriva da sinistra, sicché torna che te c'hai il vento contro adesso. Sì, Bruno, l'ho detto prima che era tipo Gorilla Bass, ma Gorilla Bass è per DOS e infatti va proprio con i comandi da tastiera, devi proprio mettere il numerino. Questa invece c'ha tutta la parte grafica. Quindi adesso stiamo tirando direttamente da destra verso sinistra. Io penso che Esatto. con un vento così non è che ci sia molta. Io proverei a aumentare a 7 a 8. A 8. Perché avevi già 7 e 5. E questo l'avrei fatto più basso perché ho visto prima che Eri stava. troppo alto, bravissimo. Esatto. Quindi a questo Comunque punto. considera Roberto che te sul lato destro sei anche più basso, eh? C'è da considerare anche quello. Va già meglio, va già meglio, molto meglio. Non l'ho beccato, però Cavolo. quasi. Non l'ho beccato, ma Bastava quasi. mettere 8 e 2, 8 e 3 era perfetto, 8 e 2 Ciao forse. Pepper! Allora, 16. Però la bandiera è sempre rivolta verso destra, quindi a questo Sì, punto però il non. vento l'hai minore, lo vedi l'hai a 16 il È vento. 16, sì. Hai il vento contro a 16 però. Allora, che ne so, lasciamo sempre. No, mettiamo meno potenza, dici? Tipo a 6 e 3. Il vento l'hai contro anche te perché a 16 a quanto sembra. Poi non lo so se quella bandierina sopra è un po' enigmatica perché non si sa se il vento tira da destra o da sinistra. Rigirata così sembra che tu abbia il vento a favore adesso. Non lo so. Vabbè, io provo, vai. Però vedo allungata parecchio. Sicché sembra che tu abbia ne avevi rotto il cannone. Sì, adesso dice il danno. Dice il danno. Otto. No, non lo dice. Non lo dice. Perché potenza 8 adesso tu hai?
Ah. Era messa a 8, Roberto, Era messa a piano. 8, Sì, ok. io ti ho detto bastava metterla a 8-1, 8-2, perché c'eri vicinissimo, come puoi vedere la buca, era accanto al cannone. Io sono convinto che a 8-1 lo becchi ora. Beh, Ottimo, lo becchiamo, vai. Lasciamo 60. vedendo così, sì, anche perché ha una velocità di vento inferiore, sicché lo dovresti beccare senz'altro. No, nello stesso identico punto è finito. Strano, perché il vento era 16 invece che 17, strano. E allora adesso questo lo mando di 1. 6 e 5 è un po' più forte. Dovrebbe Pieno. Spettacolo. distrutto Spettacolo. completamente. Guarda quanto lampeggia di rosso. Guarda Bellissimo. caso, Sì. fortissimo, 1 a troppo 0, bello. vedi, vedi, e stanno uscendo i soldati. Bellissimo. Spettacolo. Bellissimo, ragazzi. Beh, quando giochi con questo si può giocare anche in due. Sì. Questo E deve essere molto divertente giocare in due. deve essere molto bello. Questo deve essere molto bello giocarlo. Bellissima animazione, dice Angelo. E poi anche questo sfrutta delle dinamiche casuali, che sono quelle chiaramente della pendenza del terreno, no? Sì. E del punto di locazione dei carri. Quindi è comunque veramente fatto bene. Mi piace. Bello, Perché poi bello. Roberto non è solamente di dire con un cannoncino in montagna si va a destra e a sinistra, c'è da vedere la velocità, il vento, sì che insomma è anche abbastanza impegnativo, ecco, nello stesso Sì, ci tempo. sono E varie guarda. dinamiche diciamo, cioè la difficoltà sta proprio in questo, nel cercare di capire la giusta distanza a seconda Esattamente. anche del vento, no? Che ti ostacola. No, è bello, è fatto bene. Peccato per la bandierina del vento, ma secondo me il vento ce l'hai sempre contro mano, cioè sei sempre contro vento, volevo dire. Sì, Sei sempre esatto. contro vento, non hai mai il vento a favore, ecco, no, quello non ce l'hai. Penso che loro Comunque l'abbiano fatto così. adesso è 11, adesso è molto più basso rispetto a Sì. prima. Forse ti fa partire con un vento basso e più in là che vai avanti ti alza anche un attimino il vento. Poi non lo so, è tutto da vedere. Dai, facciamo giusto un lancio per vedere cosa. Qui bisogna che tu lanci un gocciolino ad sorpassare tutta la montagna, Roberto. Almeno un 7,5, 7,6 ci vuole. Dice anche 7,8. Sono curioso di vedere se gli alberi gli fa da protezione se colpisce l'albero. Perché altrimenti diventa dura, a prendere quello destro. Usta, troppo in Dove l'ho alto. buttata, Roberto? È finita troppo in alto. È andato lontanissimo. L'ho buttata sulla luna. No, Sì, perché era la potenza molto alta. anche perché te sei molto in alto, se ti fa strano. Esatto. Anzi, sei molto in alto. C'è da considerare anche tutte queste cose, eh. Sì. Allora, questo lo mettiamo a 7. No. Devi alzarti parecchio, per esempio, perché sei molto basso, però sei andato da bene. Sì, ci siamo quasi. Questo invece era da mettere meno. Questo era da mettere di potenza molto meno. Anche Darrell, forse abbassare un pochino, Roberto, Sì. perché è andato troppo in alto. Proviamo così. Vediamo un po' cosa fa. Sempre alto. Sempre alto. Alto è forte. Alto è forte. Molto, molto. Alto è forte. Però questa volta l'ha già vista riapparire, invece di anzi è andato oltre lo schermo. Infatti dice Fabio, l'animazione della camminata dei soldati è fantastica, sembrano veri. Ho notato che il monitor cambia inquadratura a seconda dei dati che inserisci. Ah, questa non l'avevo capita. Ah, per cercare di agevolare al meglio la visione dello sparo, quindi dice. Allora, questo l'ha fatto alto, quindi bisogna scendere giù. Sì, tanto ti dà l'ultima numerazione che hai fatto, sicché almeno lì. No, vabbè, non era però molto. No, molto alto non era. 60 forse andava bene, un pochettino più di potenza serviva.
Ma io credo nemmeno. Sì, la potenza sì, perché ora stiamo sparando a Ah, destra verso sì, sinistra, eh. esatto, scusami, sì. Facciamo 7,5, vai. Guarda se ti picchia su quella sottospecie di talie. Ecco, detto fatto. Oh, ha beccato quello, Vento ce n'è 9, non è fortissimo il No, vento, è abbassato. però qua deve abbassare. Qua deve abbassare almeno a 40. Deve abbassare a 40 e qua. La temperatura dovrebbe andare più veloce però, la cannonata, Roberto. Essendo il vento basso, forse dovrebbe andare più veloce. Non lo so, bisognerebbe sapere dov'è il vento, ma io credo che sia ambedue le parti. Cioè, che quando tiri te hai il vento contro, e quando lo tiri dalla destra hai il vento contro, è Sì. uguale. E io credo che ora devi abbassare un pochino perché il vento è calato, da 11 a 9 è calato. Capito? Che anche la potenza dovrà abbassarla secondo a come sta mettendo lui. Allora facciamo 6 e 6 e 40, dai, vediamo un pochettino. Esatto. Vedi, siamo già un po', però, Un po' meno, ancora si è meno la vista già la potenza. palla fare una curva, esatto. Sì, ancora meno. Qua invece è il contrario, qua invece devo aumentare perché non riesco più a colpirlo. Anche perché devi sorpassare la montagna, sicché insomma, Adesso ce la facciamo, questo è un cioè. bel tiro, questo è un bel tiro, cavolo, L'ha espresso, ucciso, l'ha guarda, ucciso. ma quant'era? 6? 6? Quant'era? Era 7. No, non mi ricordo adesso l'ultima No, già. era 6 rotti, 6 rotti, sì. bello, gli hai Bello. proprio bruciato tutta la collina sua. Sì. Bello. Cioè, secondo me con un gioco del genere ti diverti in due, ti diverti tantissimo. In Aggiornate, due è bellissimo. Bene, bene, bene. Dai, che voto diamo a questo Artillery Duel? Cioè, guarda, per me è un più gioco, 9. sì, è un gioco da 9. È un gioco da 9, sì. Anch'io. La Madonna. Anche per me da 9. 9 perché comunque è fatto bene. 8,5 da Alessandro. Sì, ci sta Per l'epoca benissimo. dice Jack, do un altro 9. Da 8,5 Nico. Tra i titoli. Ciao Daniele, videoludico è proprio bello. Voto 9. Allora, ciao Cristiano, benvenuto. Positivissima, ha detto Angelo. 7 più ha dato una poltrona per due. Pazzesco, ho preso un gioco da 82 su hardware del 78. Sì, no, no, io do 9 perché era veramente geniale questo gioco. A questo punto sarei stato curioso di vederlo, visto l'Astrocade di questo gioco, mi garberebbe acquistarlo Eh beh, sì. per vedere ecco, come sono le impostazioni di, appunto, per il vento, impostazione della velocità del cannone, e No, sarebbe molto è. interessante Sì. sull'Astrocade vedere cosa dovevi fare. Sì, poi ripeto, hanno fatto altre versioni anche per altre macchine simili a questo gioco, però insomma rimane sempre un gioco molto, molto divertente perché più che altro sfrutta la dinamica del percorso randomico, quindi ogni partita non Esatto. sarà mai uguale all'altra No, no, e quindi assolutamente. lo rende sempre diverso e questo è molto bello. Allora, Fabio dice, la grafica essenziale non è necessariamente un handicap, secondo me consente di immergersi in modo fantasioso con la propria immaginazione. Sono Vero? perfettamente d'accordo, sì. Esatto. Come un libro, esatto. Bene, bene ragazzi, allora andiamo a vedere il prossimo. Il prossimo gioco è Space Invaders. Oh, l'abbiamo nominato, l'abbiamo citato e adesso lo andiamo a caricare. Anche questo è sensazionale. Questo era fatto bene, si vede anche la volta passata, era fatto molto bene, cioè se si pensa a cosa fece l'Atari di VCS e si vede questo, insomma, se noi persone di vecchia generazione si ricorderanno quello dell'Atari VCS e questo siamo a un livello molto superiore. Allora, 4 addirittura livelli di giocabilità. Noi mettiamo sempre quello più scarso. Allora, muoviamoci così e poi devo premere qua. Vediamo. Ok.
Mi sembra che sia molto fluido, Roberto, sì. Come lo manovri te, perché sì, vedendo sì. Che è molto fluido. Si risponde in tempo reale, sì, abbastanza, bene. Sì, sì, si risponde bene. Ma vedo che anche i nemici si fanno colpire, perché pensate, questo è il primo livello, quindi insomma ho messo un livello facile, proprio per non incidere troppo sulla difficoltà. Il trucco di Space Invaders è sempre farsi da un lato, perché sennò vedi ti abbassano, se lasci due lati intatti hanno più corsa e ti vengono giù in due ballette, sicché devi sempre sparare a un lato. Chiappa quello rosso, sennò ti fa scalare ogni pulino. Questo, ecco, bravo. Miseria, entra veloce. Aia, due volte mi ha beccato. Sì. No, vabbè, ma stava andando una pioggia di micidiale. Addirittura c'è la Space Armada, che appunto ho sull'Intellivision, che è simile a Space Invaders. Quando ne chiappavi uno, proprio alla fine riuscivi a chiappare anche l'altro, ne ammazzavi due insieme. Allora Fabio ti chiede se avevi il gioco, insomma il non il ballo, il balli, Astrocade da ragazzino. No, 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 l'ho acquistato da adulto. L'ho acquistato due anni fa. Esatto, sì, due anni fa. Riproviamolo. Dopo magari mettiamo la difficoltà maggiore, perché sono curioso di... Ciao, ciao Roberto. Benvenuto. Mi fatti sempre da un lato, Roberto. Mi prendo i... Aspetta. Perché si fa che scala più velocemente. Fila più lunga, capito? Anche perché su questo Space Invaders sono molto distanti l'un dall'altro, non è facile colpirli. Cioè questo vuoto fra nemico e nemico, che è facile anche che vada a vuoto il colpo. Sì. Chiappa quello verde sulla sinistra, Roberto, se no ti frega. Vedi come ti scala velocemente. Uno chiappi, no. Come chiappò una lepre. L'ultimo è tremendo. No, ti anticipa, è normale. Ce l'ho fatta. Come dice Roberto, stione terzo grado. No, Roby, è una bella console questa, una bella console per essere là, insomma. Ma vi rendete conto? 77, ma infatti parliamo di console americane, l'America era già avanti anni luce. Invece di avere uno sgabello di legno e vederla al bar, e questo poterla avere giocata a casa. Magari. Io nella mia idea da bambino, l'unico modo per poter avere i giochi al bar a casa era avere il cabinet. Mica potevo pensare che ci fosse una console che andava a emulare quello che vedevi al bar. Per me era impossibile la cosa. È vero. Quindi per me era l'idea che potessi trovare lo spazio di mettere un cabinet a casa, oltre che i soldi, naturalmente. E qui guarda che i nemici l'hanno fatto molto bene, gli alieni. Vai, terzo livello. Sta aumentando comunque il livello, Sì, dovrebbero venire anche un po' più bassi, dovrebbero partire. Sì. Cioè, come Space Invaders partano da un livello più basso. Esatto, adesso. Bellissimo. Ma poi ci sarà una sorpresa su questa macchina, vero Roberto? Assolutamente sì, Io invito tutti a stare qui in live, perché ci sarà una sorpresa veramente... Spero che sia gradita, ecco. Allora, vediamo un po' di distruggere questo rosso che mi sta avanzando come non mai.
E se lasci la fila in teva, vedi, non le prendi più, poi ti scala, vedi come fa presto. Ma ormai l'ha nel sacco. Non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta. Game over. Notate una cosa, guardate, io volevo far notare una cosa, sì. Questo vi fa capire che la Midway e Bally erano macchine che venivano dall'arcade e facevano cabinati. Ogni gioco che faceva, alla fine c'era scritto Game Over. È vero, è vero. La scritta Game Over. Sì, quello c'era, c'era, sì. Ciao Ken, ciao, benvenuto. Benvenuto. Allora, dice Daniele, vero, tale versione del mitico Space Invaders vede proprio maggiore difficoltà connessa particolarmente allo spazio fra i nemici alieni, rendendo più difficile colpire, esatto, efficacemente. Esattamente. Jack, la sapessi, non ho fatto che gioca al Tetris. Possibile. Allora, benvenuto Pierluigi, che ci segue da Twitch, grazie, grazie per il follow. Ciao Pierluigi, benvenuto. Allora, io direi di passare... Ah no, bugia, vediamo il livello 4, che sono curioso, dai, sono curioso di vedere il livello 4 di questo gioco. Ecco, ricordiamo anche a tutti che state vedendo anche i punti 2, 3, 4, 5, che come abbiamo spiegato nella prima live... Esattamente. C'è anche altro contenuto che viene riportato su ogni singola... su ogni singola cartuccia, no? del gioco. Sì, i giochi che erano inseriti all'interno della cartuccia, della macchina, esatto. Poi c'era il calcolatore, lo scrambling, che era una sorta di, come si può chiamare, Roberto, quello che oggi vanno sul computer, riescono a fare le linee, un disegno, ecco. Disegno. Sì, sì, un software di disegno. Sì, perché lui praticamente li andava questi ad aggiungere al gioco, alla cartuccia che tu andavi a integrare. Quindi c'erano di base questi quattro programmi. Che tra l'altro anche, l'altra volta abbiamo provato anche Gunfight, no? Che è una sfida a due tra pistoleri. E quello era praticamente inserito come ROM direttamente nella macchina. Per riuscire a far capire, scusami Roberto se ti ho interrotto, se per riuscire a far capire un po' come funziona questa schermata di base principale Select Game, se puoi ritornare indietro Roberto un attimino. Ah, scusa. No, figurati. Aspetta, vabbè. Proprio sulla dove era scritto Space Invaders. Purtroppo, quando torni qua indietro... Eccola. Ecco. Dai. E poi andava a levare Space Invaders, che era la cartuccia ROM dentro, sì. Scalava e al primo posto c'era Gunfling, capito? 2 Checkmate, 3 calcolatore, 4 Scrambling. In poche parole andava a sparire Space Invaders perché stava a indicare che la prima che metteva in gioco era la cartuccia ROM che inserivate dentro. Dal momento che la levavate e giocavate senza cartuccia ROM, al primo posto veniva Gunfight, spero di averlo pronunciato bene, secondo Checkmate, 4 calcolatore e 5 appunto Scrambling. Allora, Pierluigi ci chiede, nuovo arrivato, ci dice il Bally Astrocade era una console o sbaglio? Certo, era una console. Sì, esattamente, di seconda generazione. Di seconda. Da giovane 2006 appassionato di retro gaming, molte cose mi sono ignote. Ma questa è una macchina abbastanza ignota a molti, perché appunto abbiamo Pierluigi, come abbiamo spiegato all'inizio della live... Infatti poi ti consiglio anche di andare, di seguirci anche dal tubo, perché dal tubo c'è tutta la descrizione del video, dove metteremo anche la lista dei giochi che portiamo, e lì troverai per lui già anche il link di una prima live che insieme a Luca Bini abbiamo portato proprio lo scorso anno, proprio dedicata al Bally, e lì proprio vedi tutto, da una carrellata di fotografie, abbiamo proprio fatto quasi un documentario dedicato a questa. E quindi abbiamo parlato veramente tanto. Oggi magari ci stiamo più concentrando, come vedi, nel gameplay, esatto. Sì, nella prima c'è la mia macchina, che se sei curioso di vedere la macchina che sono andato a acquistare, esatto, 2 anni fa, appunto, che è presente qui nella copertina principale. Esatto. Allora, ringraziamo il Cinema Center Productions che ci segue da YouTube, grazie, benvenuti. Ciao, benvenuto. Allora, per capirci, ti faccio vedere un attimino giusto questa foto, perché poi tutto il resto della carrellata delle fotografie le troverai nella prima live, ti ripeto, c'è il link in questa, se vai sul tubo, perché siamo in multistreaming anche sul tubo, la puoi vedere.
E questa è una delle tante foto che Luca ha scattato proprio del suo Bally Astrocadie, che ripeto, Esatto. proprio una macchina nuovissima acquistata dall'America, veramente cioè, ha fatto un affarone enorme, perché ripeto, chi l'ha venduta è un collezionista, l'ha tenuta veramente in maniera impeccabile e devo Magnetalmente. dire che insomma, è una macchina veramente tenuta ad hoc, come si dice. Nel frattempo arriva anche iLike Retro Gaming, che noi ringraziamo. Ciao iLike, Benvenuto. benvenuto. Allora, è sempre Pierluigi, sono io del Cinema Center. Ho una prima Xbox con un paio di giochi decisamente interessanti. Ah, ok. Beh, qua hai fatto un bel passo indietro oggi con noi, eh? Parecchio. Dalla Xbox, che comunque siamo già un pochettino più avanti. Qua invece abbiamo proprio fatto un bel passo indietro. Però se sei un amante del retro gaming, io e Luca porteremo anche per l'autunno, insomma, stiamo bollendo in pentola delle cose Tante belle, novità tante novità bellissime. bellissime. Quindi seguiteci perché veramente con Luca questo inverno porteremo tante novità. E poi, ripeto, Luca è un esperto di molte macchine, anche sull'Atari 2006, anche sull'Intellivision, per cui faremo tanti speciali questo inverno, sempre. Esatto. E quindi dai, questo già ve lo diciamo, poi per il resto dovete seguirci e io e Luca poi piano piano prepareremo delle serate doc proprio dedicate Sì, alle macchine. come in questo caso porterò proprio le mie macchine fisiche, ecco, se ci tenevo a dirlo, Roberto ci tante persone. porterà degli elettromeccanici. Ma oddio, Magari. Che gli portiamo quello della macchina, no? Qual è il Formula 1 dell'Atomic? bello. Un elettromeccanico è quello che è bellissimo. Io mi ricordo, è stata veramente una cosa bellissima quando ho visto per la prima volta il Tommy. Che poi è vero, tu l'hai avuto, no? Luca mi aveva detto che ti si era anche a te attivato problemi o no? Cos'era successo con Io ho quello? avuto il Formula 1 come ha avuto anche te, se ne è parlato diverso tempo, Roberto. Io l'ho preso a Firenze con mia madre e mi ricordo, non so cosa andò appunto io e mia madre a Firenze, non mi ricordo ora perché si sta parlando dei primissimi anni 80. E ritornai in treno con questo giulino, appunto, ci giocavo, mi mise batterie, mi passò quell'ora da Firenze. Firenze Pontedera mi passò in un attimo, ecco, era divertente. Io ricordo bello perché ricordo, era estate, Roberto, quando lo acquistai, questo oggetto della Tommy, e ci giocavo all'epoca a San Romano, dove abitavo prima, avevo una terrazza, giocavo proprio il doposcena d'estate in terrazza. Bellissimo. Con questo, io vedo il Tommy, Formula 1, ho questi ricordi qui. Che poi faceva quel lampo rosso quando ti sbattevi con quel rumore Esatto. fastidiosissimo. Cioè, se non premevi in fretta il tasto, continuava quel Io ti rumore dico la verità, acuto. a volte lo premevo di un tiro per non farla battere. Era Sì, sei stato un l'unico modo. furbacchione. Era l'unico modo. Allora, Esatto. ti fa una domanda Nicolò, ti dice, cioè scusa Fabio, ti dice, Ah, volevo Fabio. sapere qual è stata la prima console di Luca. È stato l'Intellivision, giusto, credo. Sì, se si Quindi, parla di console, diciamo, io ho avuto anche, il primo è stato un Game Watch, Donkey Kong, che ce l'ho tuttora, due Scream, e poi nell'83. E nell'84 ho avuto l'Intellivision. È stata la Molto. mia prima console, appunto, casalinga, però il mio primo approccio col videogioco è stato nell'83 con il Game Watch e Donkey Kong. Pierluigi ci dice: mio padre ha anche un NES con alcuni giochi. Provare il primo Super Mario Bros. Sulla console originale piuttosto che sulla console mini è veramente emozionante. Comunque, Sono d'accordo. essere intrattenuto con del sano retro gaming quest'inverno sarà veramente confortante. No, grazie per Luigi e ti diamo anche il benvenuto al nostro canale e siamo contenti, come ha voluto sottolineare anche Olivier, che anche tu stai cogliendo lo spirito dell'emozione di vivere, perché queste macchine poi alla fin fine hanno un'emozione oltre che avere una storia, no? Quindi vederle così, giusto per vedere qualche gioco, non è il giusto modo di affrontare il retro gaming, cioè noi siamo più nostalgici che fondamentalmente solo coloro che si soffermano così per la curiosità. A noi proprio piace viverla questa curiosità
e cercare anche di ricordarci insieme, come appunto Luca spesso fa con me, che parla appunto del suo passato da bambino, da ragazzino, perché poi ti escono fuori anche tanti ricordi, no? Magari con persone purtroppo che non ci sono più e con tante persone che ti stavano attorno all'epoca, e quindi è molto bello e anche nostalgico. Ecco perché vi ho dedicato quella live proprio da poco, dedicata alla nostalgia dei miei 50 anni legata a tutte le macchine, esatto, che ho vissuto. Quindi è molto bello anche per chi da questa parte, no? Condurre e parlare, certo, anche un po' delle proprie emozioni è anche interessante. Allora vediamo il livello 4, cioè sono curioso di vedere Space Invaders come funziona col livello professional. Sicuramente partirà in una maniera incredibile, infatti molto, ecco. Mamma mia, quante bombe buttano giù, esatto, cioè neanche a Pirarbor che buttano queste bombe, madonna, cioè, a livello professional devi essere bravissimo, devi riparare dietro le basi perché non ce la fai se no, Roberto. Sì, hai ragione. Ma le stanno distruggendo, infatti, madonna. Devi fare piazza pulita mentre c'hai ancora le basi. Non ce l'ho fatta, è difficile. No, riprovo, ma proviamo intermedio, dai, vediamo un pochettino come intermedio. E oddio, anche intermedio non è da me. Un po' più calmo, ma... Butta un po' meno bombe, però insomma... Siamo lì. Ti dà la possibilità di... No, no, è molto più forte quello... Diciamo, quello che avevi prima era molto più aggressivo rispetto, sì, a questo. Qui ti dà la possibilità, bene o male, di muoverti e sparare. L'altro era impossibile. Poi anche la velocità dei nemici, degli alieni, è un po' più tranquilla. Gli altri sembrava avessero preso una dose di anabolizzanti. Esatto. Madonna, che pizza. Tanto. A me mi fa impazzire questa game over, che viene alla fine come negli arcade. Mi fa impazzire questo game over. Hai lei che ti chiede una domanda. Ti dice, è molto pesante la console. Di più, di bel, più, un bel mattone, vero? Molto, un bel mattone. Immaginavo. Ragazzi, un tempo, come dite in Toscana, c'era la ciccia nelle macchine. Non erano console mini, ragazzi. Cioè, qua... No, lì c'è ciccia. Lì c'è ciccia. È un po' come, forse è più pesa della Fairchild Channel, perché anche quella è più pesa. Mi sembra la Stockade, sì. È anche un pochino più grossa, forse. Immagino. Cosa è più pesante, l'Intellivision o il Bally? Il Bally, sicuramente. Sicuramente il Bally. Sì. Ora sai, però l'Intellivision non è la leggerissima. No, lo so. Però avevo una schermata tutta rivestita sulla piastra della CPU, tutta in ferro, aveva la schermata, insomma ce n'era di roba dentro sull'Intellivision. Anche il trasformatore stesso era molto grosso, era un bel mattoncino. Sì, come riesco il ColecoVision, io ne ho smontati due di ColecoVision, appena lo apri che è un casino aprire il ColecoVision, c'è una doppia cornice, e perché poi perché non riesce a togliere la cornice finale, perché c'è una vite nascosta. Esatto, c'è la vita nascosta. No, lo potrebbe anche levare tranquillamente, però ti tocca levare la strisciata argentata. Esatto. E se levi quella non ritorna più bene. E ti rimane il buco del cacciavite, no? Che no, deve... più altro è la striscia argentata, che è metallo. Quando vai a togliela, rimane tutto ondulata, non ritorna più bene. Ah, ecco, capito? Andrebbe stirata in realtà. Ma è difficile stirare il metallo. Infatti, è impossibile. E come la tieni, e la tieni come ce l'hai, purtroppo. Lo so, purtroppo è così. Allora, Pierluigi ci dice, mi mancano i tempi in cui invitavo gli amici per una partita alla Wii, so che sembra una roba si stava meglio quando stava peggio, però sostengo che il multiplayer online divide le persone piuttosto che unirle. Beh, quella è già una filosofia più moderna che io dico sempre, cioè alla fin fine io stesso nei videogiochi, anche quelli magari più attuali, preferisco sempre che ci sia la possibilità di poter giocare in single player, perché l'idea che la tecnologia attuale abbia dato la possibilità in molti giochi solo di giocare online con altre persone,
la vedo un pochettino punitiva, perché come dici tu, preferisco più l'amico a casa e giocare in due che giocare con un estraneo online che neanche conosco. E quindi ma noi siamo di vecchia data, quindi secondo me siamo più abituati alla compagnia. Invece è brutto che la nuova generazione la stiamo abituando a isolarsi, no? Già ci sono più figli unici perché un tempo era impossibile esserci figli unici perché le famiglie erano sempre numerose. Adesso ultimamente per il problema di lavoro e quant'altro, molte famiglie magari fanno un figlio e non se la sentono di fare il secondo, e quindi già un bambino è solo di per sé, e anziché socializzare in strada e conoscere nuove persone, si chiudono dietro un videogioco online e quindi si rifugiano nell'avere quelle amicizie, tra virgolette, attraverso un gioco elettronico. Però non mi vedi molto d'accordo, non sono padre, però se fossi padre preferirei più No, giocare io con mio figlio che stia, cioè esatto. che lasciare lui a rincoglionirsi con estranei online, che non è, secondo me, la Poi lo cosa più adatta. perdono, era partito così, diciamo, perché se si vede le scatole, i poster dell'epoca, c'era proprio la riunione della famiglia. E dopo che purtroppo si è venuta a perdere questa cosa qui. Se si Vero. vede tante macchine, anche questa macchina stessa che vediamo ora, se si va a vedere poster dell'epoca, c'era nonni, genitori, c'era fratelli, Vero. c'era proprio la riunione familiare. Infatti, proprio nelle classiche fotografie anni 70 mostravano tutta la famiglia riunita guardando il Esatto. televisore insieme al bambino, tutto eccitato, Vero? che sta giocando. E quindi quella era proprio la rappresentazione della famiglia unita. Che poi la rappresentazione della famiglia, se mi spendete, cioè, se mi permettete di spendere una parola, era, io me la ricordo anche nelle pubblicità. Se tu vai a pensare alle pubblicità semplici, anche del brodo, vedevi sempre quella famiglia classica del Mulino Bianco, no? Quella famiglia perfetta, dove c'era Vero. madre, padre, i figli seduti a tavola, tutti pacati, educati, cioè c'era quell'ambiente quasi idilliaco, no? Che ormai sta un pochettino degenerando, no? Ormai in questi tempi. E quindi quello, secondo me, è quello che viene oggi a mancare. A me piacevano quelle pubblicità, rimaneva affascinato non tanto per l'articolo che stavano pubblicizzando, ma tanto proprio per il contesto, per il fatto di riunire quelle famiglie che ti davano quell'emozione di casa dove tutto andava bene, dove sembrava che c'era veramente l'unione e la forza familiare. Almeno dava una speranza, ecco, diciamo Guardate, così. mi è comparso proprio l'altro giorno, mi stavo guardando un video, dico questo, poi magari andiamo avanti con i giochi. Mi è comparso un video di Franco Franchi, l'attore siciliano, che poco prima che morisse è stato intervistato a mezzanotte dintorni, no? Come si chiama lui, quello della notte? Fagiullo. Marzullo, bravo, bravo, Gigi Marzullo. Quindi c'era un Marzullo giovane, parliamo proprio del 90, penso che Franco Franchi sia morto 1 o 2 anni dopo, adesso non ricordo. Devo dire che è stata un'intervista serissima, perché Marzullo non fa interviste, come dire, da comiche. Era un'intervista seria. Ed è stato veramente un video che mi è comparso. Peccato non avrebbero salvato, perché poi, no, io sono iscritto a molti gruppi, anche da Facebook, che sono anni 70, anni 80, dove mettono anche i TV di quell'epoca. Ed era un filmato, forse durerà un 5 minuti, dove parla appunto, poi Marzullo gli fa domande veloci, li faceva, no? Quindi ha toccato il discorso della madre, dei genitori, ha parlato della famiglia, e una cosa su cui si soffermava era l'importanza della famiglia. Cioè lui diceva, ragazzi, dice, la famiglia è tutto, la famiglia ti dà la forza, la famiglia ti dà la possibilità di andare avanti, la famiglia ti sostiene in ogni difficoltà. L'ha sempre detto Franco Franchi. È sentito da un comico, che invece capisci che ha un cuore grandissimo, perché Franco Franchi aveva un cuore grandissimo, anzi molto più, ahimè, di Ciccio Ingrassia, che invece era un uomo più freddo, era un più. Poi Franco Franchi era anche molto devoto, credeva, quindi aveva anche uno spirito anche molto religioso. E devo dire che come persona mi è piaciuta tantissimo, proprio perché senza retoriche ha detto delle cose molto belle. Quindi magari se vi capita di trovare quel video, spendete 5 minuti della vostra vita che le vale tutte. Perché veramente sono parole molto belle dette da un Franco Franchi che noi conosciamo in maniera ironica nei film, invece poi queste persone vederle in realtà con un'intervista dedicata
la meritavano tutta, un po' come quando intervistavano Totò, che era la persona ben diversa rispetto a quella che vedevate nel No, ma cinema. Franco Franchi, Roberto, io l'ho visto in tante appunto, situazioni in televisione, fuori dalla comicità, era molto Sì. serio e parlava sempre della famiglia, l'ha sempre messa al primo posto. Diceva sempre se non era per la famiglia lui non avrebbe fatto mai quel lavoro, non sarebbe riuscito a Sì, esplodere, ecco. poi lui era figlio di una carovana, lui aveva fratelli, sorelle, aveva veramente, erano tantissimi, forse erano 14 o 15 figli. Li scoprì in Quindi, Modugno, lo scoprì. visto? Visto. Lo scoprì in Modugno, Ecco, no, Franco Franchi. questa non lo sapeva, non lo so. Anche perché Marzullo gli ha chiesto invece come si è conosciuto con Ingrassia e ha parlato che sono conosciuti casualmente per un provino che stavano facendo insieme e poi da lì hanno fatto amicizia e Ciccio Ingrassia, che faceva già teatro prima di lui, gli ha chiesto se voleva fare qualche comparsa insieme a lui, se volevano organizzare Qualche qualcosa insieme, sketch, qualche sì. sketch. Hanno accettato e da lì, nonostante che fossero due persone caratterialmente diverse, invece sono riuscite a fare una cosa sola, no? A essere uno in due, come definiva lui, che erano alla fine uniti su tutto Loro sommato. quando erano negli anni 60, che erano nel boom e che facevano film, loro facevano addirittura 11 film all'anno. Sì, ne facevano tanti, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Addirittura a volte Franco Franchi diceva: mi toccava andare un giorno su un set e dopo 2 giorni su un altro set che avevo fatto un altro film. Cioè, Era il bello di quel. Beh, era capitato anche a Michael J. Fox, che alla fine si stava impasticcando di droghe purtroppo per tenersi sveglio, perché registrava negli studi di casa Keaton e nel frattempo stava girando Ritorno al futuro. Quindi, insomma, si è preso una bella responsabilità di due questo è impegni stato di un po' il problema di tanti personaggi. tanti personaggi, sì. Bruce Lee è stato uno di quelli che per reggere ai ritmi dell'allenamento che doveva fare, per poi, insomma, via tre film, le mosse che doveva fare le faceva con professionisti e naturalmente facendole con professionisti lui si doveva allenare. Il problema è che allenamento, dormiva poco e cinema e lui faceva uso di oppio. Purtroppo l'oppio era una droga che era in voga nei primi anni 70 e sembra proprio che sia quella proprio che l'ha ucciso, Che l'ha perché poi ucciso. lui era allergico e l'hanno trovato a casa dell'amante, in poche parole. Mamma mia, brutte cose. Vabbè, le droghe si sa, Eh purtroppo sì. consumano. E dai, ragazzi, ogni tanto lo so, ci lasciamo andare con Luca da buoni coetanei quasi. Ci lasciamo andare anche in discorsi fuori tema, però ci sta, fa parte comunque anche questo del passato nostro, visto che è retro e anche la vita che facciamo e non solo i videogiochi. Allora, sì, Alessandro, l'ho trovato su YouTube, dura sui 20 minuti. È possibile? Boh, io mi ricordo che era meno, che era sui 6-7 minuti, però se 20, guardateli perché li valgono tutti. Ciao Simone, benvenuto, benvenuto, benvenuto Simone, Ciao grazie. Simona. Ce l'avrà nella cronologia? Beh, a questo punto se c'è su YouTube lo cerco, perché veramente secondo me è proprio da tenerlo come video, perché insomma sono ricordi di grandi attori e un domani magari se qualcuno poi li toglie e non li ritrovi più è un peccato. Invece sono cose da possedere queste chicche. Negli anni 90 avevamo i videoregistratori, quindi quando c'era qualcosa che ci interessava andavamo a registrarla. Oggi è un po' finita, no? Questa era nel registrare le cose dalla TV, per quanto hanno tentato di mettere il digitale tramite l'USB, il recorder, eccetera, però secondo me quelle cose lì oggi non vanno più, perché ormai è tutto su internet. Però ho notato a volte che certe cose che cercavo non le ho più ritrovate. Quindi quando avete qualcosa che vi interessa, se potete, mettetevela da parte, scaricatela, perché sono Infatti cose io belle. amo, te lo sai, io ho tantissimi DVD di film e amo proprio film, a parte che possiedo il fisico, ma poi nel secondo luogo perché so che oggi o domani quelli li rivedo. Dai, da queste parti qui, insomma, televisioni non so se le rimettano, ecco. No, 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 ormai poi la TV ormai sta diventando trash, quindi
Sto notando veramente che dalla TV hanno degli archivi bellissimi, però magari si ricordano solo di chi muore. Poi molti attori sono stati proprio abbandonati, eccetera. Però alla fine quando muore, ah, peccato, ci mancherà. Che ci mancherà che, non, che sono finiti nel dimenticatoio e li andiamo a ricordare solo nel momento in cui purtroppo muoiono. E quella è una cosa che mi dispiace, come capiterà con tanti comici attuali che non stanno, che invitano poco e nulla, un Pozzetto lo invitano pochissimo in televisione. Magari ci Quasi ricorda, nulla. esatto, ci ricorderemo di lui, magari il giorno che morirà, allora fin di Pozzetto, eccetera. Bravo, era qui, era là, spettacolare. Vabbè, purtroppo è così, purtroppo è brutto dirsi. Nico, ripeto, volevo chiedere a Luca se conosci i giochi della Tomy Pocket Arcade. Sono degli schiacciapensieri a carica meccanica. Li conosco. Vedi? Hai avuto qualcosa della Pocket Arcade, no? Beh, No, la no. Tomy ha fatto anche la Formula 1, no? Ha fatto la Tomy. Anche io sono il motocross della Anche il Tomy motocross. elettromeccanico, ce l'ho. L'elettromeccanico, sì. Sì. Beh, infatti prima proprio quella del Formula 1 che parlavamo è della... È dell'Atomica, ce l'ho dentro l'armadio, è molto Sempre bella. sia dell'80-81, Sì, dopo la bravo. 1. Sì. Tra l'altro anche la scatola originale è un gioiello, cioè averla la scatola originale è Bellissimo. bellissima, proprio il disegno sembra veramente che stai pilotando un'auto, cioè, allora per un bambino vedere un'esposizione del genere in un negozio ti scendeva la bava, perché era qualcosa Doveva di avere magico. due polistiroli, uno in basso e uno in alto. Era molto in voga sulla Tommy mettere due polistiroli. Di solito era uno alla base, in fondo alla scatola, e poi un cappuccio che copriva il lato superiore. Immagina, Ricordo questo. immagina, bello, sì, tanta, tanta roba. Ora non ricordo la Formula 1, però io per esempio ho il tri-track, che mi piace da impazzire, elettromeccanico, appunto come stava citando Fabio. Fabio, e anche quello è polistirolo in due pezzi, tra l'altro una prima versione, lo riconosci dalla scatola, e nulla, mi fa impazzire. Bene. Nicolici, ho qualche Pocket Arcade, appena ho tempo metto qualche foto sul canale Telegram. Molto bene, molto bene, molto bene. Va bene, allora ragazzi, io premo 1 e giochiamo adesso a Cosmic Rider. Numero Cosmic Rider. anche questo, numero di ships mettiamo sempre 10. Sì. Allora, settore 1. Da Aspetta gioco. che abbasso perché sono altissimo. Questo è bellissimo, cioè guardate il radar anche sotto. Sì, mentre l'Atari sul gioco che aveva simile l'aveva sopra, questo invece era la grossa costante, il pannello radar. Guarda il gioco di colori che c'è, No, bellissimo. beh, belle anche le astronavi che sembrano un po' il Brian Condor, il grande Mazinga, sono fatte molto bene. Parlo di quelle nemiche, Sì, sì, naturalmente. sì, sì, sì. No, Guarda quanto è bella questa strana. ma poi mi piace molto l'esplosione, no? Qui, adesso sono passato al secondo livello. Cominciano a sparare adesso, Sì. cosa si fa un po' più pregna, diciamo così. Cioè, ragazzi, siamo negli anni 70, siamo poi una macchina anni 70, per quanto molti giochi sono usciti anche tra l'80 e l'84, però stiamo parlando di una macchina anni 70, di cosa era capace di dare. Ciao Era molto bello. Saturnino, benvenuto. Si presta bene sto gioco, è fluidissimo e poi mi piace tantissimo la combinazione di colori. Molto bella, sì. Vedete, qua posso dire che la grafica è molto accattivante. Qua la grafica ti fa giocare. Te lo fa giocare molto la grafica. Cioè, a me questi effetti di esplosione mi avrebbero gasato a mille all'epoca. Infatti, ragazzi, la cultura dei videogiochi è molto ampia. Magari molte volte ci soffermiamo sempre un po' sulle stesse cose. Invece c'è tanto da scoprire nell'ambito del retro gaming. Molto di più. Ma veramente tanto.
è che ci hanno abituato alla commercializzazione, no? Delle cose più diffuse. Alla fin fine, oltre il commerciale, sembra che si faccia fatica ad andare a guardare invece le cose più interessanti. Se no, Andy, dimmi. No, dicevo, la commercializzazione purtroppo è stato quello che poi ha fatto lo spreco, ne buttare via le cose che oggi valgano un botto, perché diciamoci la verità, oggi trovare degli oggetti così valgono parecchio. Allora, ci fai complimenti Enrico, grazie, sono anni che seguo Giorgio e con l'empatia che si vive ascoltandovi è incredibile. Complimenti grazie, ragazzi, Enrico. grazie. Stasera sono tornato ai miei 6 anni. Beh, ma noi cerchiamo di trasmettervi anche le emozioni, ma perché le viviamo noi, ecco perché ve le trasmettiamo, non perché ce le prepariamo. Come vedete, i nostri dialoghi sono sempre da essere seduti su una panchina o su un tavolino di un bar. Noi chiacchieriamo in maniera molto familiare, quindi... Ma io, guarda, lo dico sempre anche a Roberto, anche in privato, io... Retro Game è proprio indirizzare le persone, almeno quello che posso io parlando, riportarle al periodo, perché se fai una comparazione con le macchine di oggi è ovvio che trovi tutto banale, però riportarvi a quell'epoca e riuscire a capire, proprio oggi lo dicevano in televisione, che si sta perdendo anche il discorso di uscire fuori, giocare con gli amici, mentre all'epoca si stava poco alla televisione, si usciva e si faceva cose banalissime, ecco, quando arrivavi a casa, giocavi alla macchina così, ti sembrava di avere il mondo sotto piedi. Io quando ho giocato al mio primo videogioco, che è stato Mousetrap, ve l'ho detto tante volte, per Coleco, la prima cosa che ho pensato è: che bello, non devo mettere un gettone quando perdo. Bravo, anch'io pensavo questo. Ho detto: non devo mettere il gettone quando perdo. Cioè, per me è stata una grande cosa. Ti dicevo: cavolo, ho un gioco gratis, perché chiaramente la luce non la pagavo io. Quindi era un gioco gratis. Cioè, e quindi di conseguenza era così. L'unica cosa è che devo aspettare. Cioè, non potevo giocare quando c'era il telegiornale, non potevo giocare nei momenti che non si poteva, però quando si poteva, ragazzi, attaccare la console era una cosa magica. Poi l'idea è anche di non doverla staccare dalla televisione quando non si usava, perché c'era l'adattatore, no? Che mettevi antenna o gioco, esatto, lo switch, e quindi andavi a switchare l'antenna, quindi ero felicissimo, perché dicevo: ok, tanto la posso lasciare lì, non disturbava. E però appena vedevo che erano distratti, che non la stavano più seguendo, dai, sedia davanti, ecco perché ho perso un po' di grado di vista. All'epoca c'era per mettere la console il classico carrellino, che io tutto oggi nello studio non l'ho buttata assolutamente via, assolutamente. Di legno con le zampine, sotto mettevo i giochi e sotto c'era la macchina, vendevano tutti quei tavolini lì, identico, uguale. Io l'ho rubato a mia nonna dalla cucina, era un portavivande, lo chiamavano così, portavivande. Era con le rotelle, infatti lo potevano spostare quando si lavava in terra, eccetera. Ed è una cosa magnifica, perché mettevo proprio nel carrello nel ripiano sottostante i giochi. E nel ripiano in alto c'era la console. Quando non la usavo ci mettevo un panno sopra, una sorta di telo, per evitare che ci andasse la polvere. Esatto. Guarda, abbiamo vissuto, ragazzi, la stessa vita in contemporanea, senza conoscerci. Ognuno ha vissuto la vita uguale a un altro, chi più chi meno. Anno domini, esatto. Io, guarda, ce l'ho qui davanti, carrellino, davanti a me sulla destra, e vedendolo, quando vedo quello mi riporta, io ci vedo in television sopra. A voglia. sì. Stato Unito ci dice: nella stagione alzata dei videogiochi le stelle giochi aggregavano, oggi invece smartphone e console. Infatti, si è arrivato poco dopo, perché abbiamo fatto un lungo discorso proprio su questo argomento. Oh, io sono fortissimo a sto gioco, guarda, stanno avanti. Lion bonus. Però pensate che anche il fatto di non poterci giocare sempre aveva il suo valore, il fatto che dovesse arrivare quel momento della giornata o del fine settimana era
Ma certo, ma infatti. l'ansia, è un po' come il regalo di Natale, Bravo, ma infatti non. avevi Ma quell'ansia, è infatti vero. non deve, anche nei bambini attuali, fateli sospirare le cose. Vero, vero. Fategliele sospirare, perché il gusto dell'attesa non ha prezzo. Io ritornando indietro, voglio fare la stessa identica cosa, cioè vorrei veramente un me stesso che attende. Non dire mai a me stesso, ah, se la cosa te l'avessero data prima, oppure se ti No, avessero dato questo e no. quest'altro. No, io ringrazio il quello che mi ha dato e ringrazio anche quando le cose non me le hanno date. Ringrazio quando non me le hanno date, perché almeno mi hanno dato il senso anche del meritarmene le cose. È quello il Te pensa, bello, Roberto, visto no? che siamo in tema e vedo che anche chi ci ascolta l'apprezza moltissimo questi vecchi ricordi. Io mi ricordo che il regalo di Natale si comprava la settimana prima di Natale, si andava il Certo. sabato e si andava a comprare l'oggetto da me desiderato. E mi ricordo la mia mamma, io sapevo dove era, lo metteva da una parte e mi diceva: mi raccomando, fino a Natale non si apre. E io ogni tanto mi ricordo, quest'ansia l'aveva chiuso nell'armadio di camera. E io ogni tanto andavo qui con gli sportelli, lo guardavo e poi richiudevo le ante. Ecco, per dire, a pensarci oggi mi ci verrebbe da piangere, perché dicevo: ma te guarda cosa faceva all'epoca. Però mi piaceva, oggi mi piace, mi dà commozione questa cosa. Eh beh sì, perché alla fin fine eravamo anche. Secondo me c'era più. Forse eravamo Allora, anche. Sì, c'era più valore delle aveva cose. valore alla roba. Ma penso che accettavamo anche i consigli dei genitori. Ti accettavano, Esatto, perché eravamo esatto. ubbidienti. È vero. Sì, Eravamo è ubbidienti. vero, è vero, è vero. Eravamo ubbidienti perché la giusta severità dei genitori serviva. Adesso invece sembra quasi che essere severi sia diventato un Mamma errore. mia, e Ormai la invece severità è un errore. Ecco. prima c'era il detto fatto, uno scoppio a fin di bene è sempre ben dato. Oggi gli tocchi un dito, sembra un figlio a No, quattro, ma i ceffoni li mamma. hanno presi tutti. Nella vita nessuno è mai morto da uno schiaffo. Oggi da uno schiaffo c'è subito il telefono azzurro. Dove vieni? Per Sì, bravo. carità, io Mamma mia. sono d'accordo nei casi estremi, ma uno schiaffo è una cosa normale, E ragazzi. poi quando sono Cioè, grandi viene figlioli drogati e vanno a 200 all'ora a macchina, ecco, i bel, cosa hanno fatto oggi di buono? sì, i figli bisogna anche saperli educare, non si tengono solo in un Ecco. taschino, perché poi quando sono No. grandi non sono capaci neanche Bravo. di lavarsi una camicia. Vero. Vedo gente di 40 anni che non sa neanche che ha sempre vissuto con i genitori e sono dei bambinoni in casa. Vero. Ah, ma dai ragazzi, dai. Dobbiamo un attimino un po' svezzarci, no? Quest'idea di essere troppo mammoni, togliamocela, perché allora già a 14 anni si andava a lavorare, se non anche Sì. prima. Ed era normale. Oggi ti denunciano se lavori a 14 anni. Sono cambiate tante cose di cui io non mi ci ritrovo, vi dico la verità. No, nemmeno io, Il mondo è sinceramente. sempre stato più duro di quello che lo conosciamo. Invece l'hanno voluto troppo alleggerire, hanno voluto fare un mondo così, leggero. Chi se ne frega. E vabbè, purtroppo ogni epoca va vissuta. Io sono più vecchio stampo. Prendetemi Sì, anch'io. come volete, ma io sono così. Anche tu uguale. Anche perché sono nato con dei nonni che avevano scusandomi il linguaggio, dei coglioni a terra duri, duri. E se ti davano lo schiaffo non dovevi neanche piangere, devi stare zitto se ti davano lo schiaffo. Vero. Era quello il bello della vita, perché ti facevano Vero. diventare uomo. Ok? Quello ci vuole. Senza, per carità, senza andare troppo in situazioni troppo crude, però il giusto ci vuole. L'apprendistato l'ho iniziato a 15 anni come tutti o quasi. Grande Olivier. Ma è così, è così, è così. Ci vuole più. Ci vorrebbe una generazione ancora più, insomma, i ragazzi di No. oggi dobbiamo svegliarli un po' di più perché sono molto addormentati, secondo me. Saper usare un computer, un tablet, un cellulare non vuol dire che tuo figlio è intelligente, eh? È solamente, si sta solo adeguando alla tecnologia attuale. Poi Esatto. altri aspetti si vedono in altre cose. Vero. Invece, ah, mio figlio è bravo al computer. Sì, ok, tuo figlio è bravo col computer, per il resto com'è tuo figlio? Cioè, Infatti.
nella socializzazione com'è? È in grado di tuo figlio a 20 anni di saper sostenere un colloquio di lavoro? No, allora già si capisce che oggi non riescono neanche più a sostenere un dialogo perché al di fuori del loro mondo digitale non sanno aprire bocca. E questo è uno dei problemi dei ragazzi di oggi, che non si sanno presentare perché, ripeto, sta mancando la strada, non c'è più la strada, non c'è più la strada che ci ha educato tanto. La strada l'abbiamo temuta, è stata pericolosa, ci ha portato delle cose che fondamentalmente era meglio non conoscere, quindi persone che magari ci hanno minacciato, picchiato, scappati. Ragazzi, il grande ha sempre mangiato il debole o il piccolo, è una cosa normale. Però la strada ti educa sotto certi punti di vista e impari a avere le palle. Ma tenersi il figlio nella propria cameretta, così attaccato al videogioco mattina e sera, cioè lo stai solo rincoglionendo, non lo stai assolutamente crescendo. Per crescere devi svezzarlo, devi anche fidarti di lui, devi cominciare a fargli conoscere la vita al di fuori del tuo naso, no? Portalo oltre. È questo che devi fare. Il cinico. Sono d'accordo. No, Alessandro, non è che sono cinico, 50 anni, grazie a Dio, e la vita la vedo in un'altra ottica di quando ne avevo 30 o 20, chiaramente. C'è un modo di pensare un po' diverso, perché mi rendo conto oggi che sto avendo una generazione ben diversa da quella che ho conosciuto io. E purtroppo non ci sono stati dei grossi miglioramenti, Abbiamo migliorato con la tecnologia, ma di certo non abbiamo migliorato col lavoro, non abbiamo migliorato con la qualità della vita, non abbiamo migliorato con la famiglia, che ne abbiamo parlato prima, perché oggi i ragazzi dicono vaffanculo alla madre. Allora una parola del genere non esisteva, no, perché finivi sotto terra e nessuno ti portava neanche i fiori. Cioè, è questo il bello. No, Ale, ma lo so, assolutamente, l'ho colta la tua ironia in quello che hai detto. Bisogna anche fare sport magari di squadra. Lo so, sì, ci vuole sport, collettività insieme da fare molte cose. Dimmi. Ti volevo fare una domanda, visto, cambiando un po' discorso, ma siccome ho visto troppo bravo a questo gioco, ma che come giocavi? Primo livello, secondo, terzo? No, era livello facile. No, l'ho visto troppo bravo, sinceramente. No, però è forte, eh? È forte. Sì, sì. Riders, è veramente un bel gioco. Ricorda molto vagamente, io mi ricordo, cioè, dal nome Cosmic Avenger, no? che comunque lo spirito era bello, quello era magari strutturato in maniera un po' diversa, però. Allora, sono figli di internet, noi eravamo figli dei nostri nonni, cultura patriarcale che si sudavano tutto e sedersi a tavola domenica si festeggiava la famiglia. Sì, poi io vi ricordo che sono sardo, quindi noi in Sardegna abbiamo sempre avuto uno spirito molto dedicato al lavoro, no? La Sardegna, cioè i sardi, guarda, quando i sardi vanno fuori a lavorare, noi fuori intendiamo direttamente anche nella penisola, noi intendiamo all'estero, ma quando si va fuori a lavorare il concetto è sempre lo stesso: vai a lavorare, non vai a grattarti le palle o cercare di fare la vita campati dagli altri. I vecchi nonni hanno educato questo, che uscire fuori dalla Sardegna voleva dire andare veramente a farsi le ossa, per quanto i vecchi nonni davano valore al terreno, davano valore alla campagna, davano valore ai vecchi lavori, che gira che ti rigira ci ritorneremo, perché allora era così. No, anche il futuro sarà così, perché la campagna va sempre zappata, è questa la morale, quindi non ci illudiamo che abbiamo inventato un qualcosa, ritorneremo da dove siamo partiti, perché il mondo gira sempre in forma elastica, ti allontani ma c'è sempre il punto fermo che ti riporta indietro. Comunque io amo il formaggio con verme, volevo dirlo. Io l'ho assaggiato, è straordinario, l'ho assaggiato una fetta. Me la porto proprio un sardo. Basta ogni tanto con un furgone vende la roba sarda. Preso una fetta di questo qui con verme, dice: ma ci sta che non ti garba. Mi ha preso assaggiare un mi garba e dice: dammi una fetta, gli dissi subito. L'ho preso, mamma mia, com'è buono! Sì, è un'altra. Abbiamo dei sapori qua in Sardegna. Dai, verrai in Sardegna, Luca. Verrai. Grazie, 3 kg ti vengo là io. Verrai, no.
Allora, il formaggio di premio l'ho provato da piccolo, ha detto Bruno, non ho mai superato il trauma. Vabbè, Bruno, perché non questo. abbiamo quella cultura, però il formaggio con i vermi lo so che è buono. Buono è buono, eh. Ci fa schifo l'idea, no? L'idea che ti stai mangiando dei No, vermi vivi. è È vero, quello però che ti blocca, però il sapore è sente, però a buono. me mi piace. Il sapore è buono, c'è cazzo da È fare. buono, a me mi garba. Cioè, ragazzi, beviamo la birra poi alla fine, eh. Cioè, pensiamoci un attimo come è fatta la birra e poi ritorniamo un po' a ragionare. Allora, riuscire l'intelligenza artificiale a zappare anche alla Terra? Ma io spero di no. Spero Saturnino perché siamo nati per usarle le braccia, non per tenerle ferme. Quindi braccia e gambe vanno usate. Quando c'è la salute, l'essere umano deve darsi da fare. Buona Icnusa, dice Roberto, io non faccio il formaggio coi vermi. Grande Nico. Beh, Nico, anche tu sei del sud, quindi. Ci sono grandi culture nel sud Italia. Allora, beh, Molte. useremo le braccia per farci le pippe. No, vabbè, quello no, quello no. Dai. Anche troppe quelle ce ne sono, Bruno. È il resto che bisogna fare. Allora, adesso ragazzi, tenetevi forti. Andiamo a vedere un gioco fenomenale che si chiama The Incredible Wizard. Bellissimo, Bello, The questo ce Incredible. l'ho, questo ce l'ho, devo dirlo. Questo è veramente, veramente, veramente bello. La The Questo Incredible non Wizard. cartuccino è molto bello questo gioco, veramente. Questo è fenomenale. Sì. Questo è fenomenale. Vedi, c'è scritto anche Z80, la CPU c'era Sì. scritto. Se... Sì, l'ho letto, sì. Z80. Allora, The Wizard, ragazzi, questo è conosciuto da tanti di voi come Wizard of War, no? Legato naturalmente al vecchio gioco arcade da sala giochi. I ragazzi di una volta giocavano a Wonder Boy senza imprecare, non come me. Grande Stefano, io stanno a fare i vermi sul letto, non esagerare più come sempre. Grazie a Stefano di essere passato, un abbraccio. Ciao Stefano, grazie. Allora, vediamo Wizard of War che contiene tre livelli. Ma sai cosa mi ha meravigliato molto di questa macchina? Che ogni gioco ha almeno 3-4 livelli, non tutti, eh. Cioè, Esatto, minimo tre. minimo 3. È Cioè, tanta roba. vero. Tanta roba per l'epoca, eh. Tanta roba. C'era una scelta, ecco, diciamo così, in tutti i sensi c'era tante scelte su questa macchina. Anche nel semplice gioco di due cannoncini te lo potevi aprire, dicevi, mamma mia, che palle! Cioè, è classico sparatutto che c'era su, che ti posso dire, su Atari. E invece poi ti accorgi che c'è da vedere 100.000 cose da calcolare, da tenere in mente, e questo mi piaceva. Sì, tanta roba, sì, è vero. Grande Giuseppe Amorello da Retro Game Sicilia, mitico, come Benvenuto. stai? Come stai, Giuseppe? Allora, oggi c'è molti, molti amici della Sicilia ci stanno trovando, visto? Bene, allora, easy, medium e hard. Dai, mettiamo facile. Numero di giocatori sempre 1. È bella da venire, diciamo così. E ora sentite il rumore bellissimo del. Allora, vediamo così. Guarda anche l'esplosione, sempre con questo mix di colori, no? Vuol dire, la sfruttavano molto Esatto. questo effetto di esplosione. Se non vado errato, se ci si pensa bene, lo Z80 dove era nato sul Sega Master, se non erro, su che macchina era nata? Cioè, nata, su No. quale macchina era presente, volevo Beh, dire. sì, ci sono varie console di quegli anni che avevano lo Io Z80, mi sembra di eh. Anche ricordare. home computer, chiaramente. Mi sembra di ricordare appunto il Sega Sul Master, Master System mi sembra, o anche però sul. poi le persone ne sanno un pochino più di me perché sulle nuove Sì, il Master sono System penso generazioni. che lo avesse, sì. Io purtroppo.
Mi sono letto tutto, ma mi dimentico. Io ho una memoria di un criceto ammuffito. No, io il Master System, se incominciassi sulla terza generazione, sono un po' più a rilento. Comunque, devo dire che era una macchina anticipata da parecchio tempo, perché certi processori messi appunto 5 anni dopo. Ecco, Nico ci conferma sia sul Master System che sul 128. Infatti. Bravo, bella memoria. Sì. Il 128 cosa? Comodo? Comodo il 128, sì. Accidenti, addirittura. Sì. Ecco, questo ti fa capire quanto era potente, ecco perché dicevano che all'epoca era la macchina più potente di tutta, perché sì, insomma, aveva un processore, una CPU, che era avanti di 5-6 anni, forse si vede bene. No, 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 assolutamente, cioè anzi, quella macchina ha dimostrato già un hardware spettacolare per l'epoca. Anche su 64. Il radar è utile perché alcuni nemici diventano invisibili. Esatto. Mi sembra, esatto. Mi sembra che... Qual era il toro? Era che, quello che rassomigliava a un toro che diventava invisibile? Perché ce ne sono varie tipologie. No, era Merlino. Questo era, c'era, ah, c'era il mago, sì. Mago, Merlino, mi pare. Però il mago lo ottiene alla fine, no? Però c'era qualcun altro di cui... Ecco, vedi, questa rossa è scomparsa adesso, l'hai visto? Ce n'hai sì, altre due. Vedi? È scomparso. Molti scompaiono e poi ricompaiono in punti diversi. Mamma mia, a pelo la buca la penso. Ecco l'ultimo, dai. Ecco, ecco la fallina. La farfallina di Ben. Ecco il mago. Eccolo, peccato, guarda che effetto. E quanto l'ha fatto bene quel maghetto, anche cacchio, il personaggio che stai, diciamo, pilotando così gergo, l'ha fatto molto bene. Mago Silva. Mago Silva. Cioè, te ne immagini che gli americani giocavano a questo affare, noi non conoscevamo neanche la... Non si giocava al Pong a malapena quell'anno. Cioè, sì, ma noi siamo sempre stati dietro anni luce. Gli americani ci hanno mangiato la pasta asciutta in testa. Tuttora, non è che... Porca miseria. Io vorrei chiedere un attimino al pubblico che ci sta ascoltando cosa ne pensa un attimino di questa macchina, insomma è un pochino che in live, che non l'avesse vista la volta passata, che ancora una volta invito a vedere la prima puntata che è stata fatta il 29 settembre del 2022, e appunto a quelli nuovi volevo chiedere un attimino cosa ne pensavano di questa macchina che, ripeto, questa uscì... diciamo nel 77 le vendevano su ordinazione, come si può dire, non le vendevano nei negozi, i negozi slittò nel 78 la vendita di queste macchine, le vendevano su preordinazione nel 77, però appunto vedendo anche una macchina di quest'anno qui uscita all'inizio del 78 ufficiale, cosa ne pensate voi che ci state guardando? Appunto, vedo che siete appassionati anche di macchine vecchie, tanti di voi non la conoscano, e volevo chiedere un attimino cosa pensate, insomma, della grafica, della giocabilità, se vi ricorda un qualcosa, ecco, ci terrei a saperlo, visto che è una macchina che io ho molto a cuore. Allora, Nico, allora, Fabio risponde, dice, prima puntata vista, macchina straordinaria. Jack, una macchina fatta di giochi programmati con cervello ed impegno. Per me è una gran bella macchina, risponde Olivier. Nico dice, questa è una macchina a tutto rispetto. Alba dice, questo stesso gioco su 64 non aveva questo impatto. Ciao Beatrice, benvenuta. Quindi un po' benvenuta. Le risposte che hanno messo fino ad ora. Sì, sì, sono d'accordo anch'io, vabbè, io l'ho comprata, sicché sarei anche un pochino di parte, però appunto sono d'accordo, gioco, insomma, oggi io compro per collezionismo, non tanto per la grafica e per la giocabilità, diciamolo anche tutta, quando siamo a livelli come compro io, compro per collezionare, però questo, devo dire, mi ha colpito molto anche la giocabilità, i giochi fatti appunto inerenti alla macchina, mi sono piaciuti molto.
Ecco, dice, purtroppo Olivia ha detto non ho potuto viverla all'epoca, però posso capire l'entusiasmo di chi l'ha avuta a quel tempo, perché era davvero avanti con i tempi. Enrico Pani dice, meravigliosa, tanto da ricordarvi di spolliciare con un bel like sul tubo. Grazie ragazzi, esatto, fatelo. Regalate un like anche per l'amico Luca, quindi insomma, metteteci un bel supporto con un Grazie like al Roberto. video. Domanda, aveva gli sprite hardware? Chiede Fabio. Aveva gli sprite hardware? Bella domanda, non lo so. Questa non Non la lo so. so, no, io non so Questa rispondere a questa domanda, mi no. dispiace. Dovremmo verificare. La macchina è all'avanguardia per i tempi e mi pare molto interessante sotto tutti gli aspetti, sia hardware che di giocabilità. Molto interessante, ha detto Ciccio, anni avanti rispetto all'epoca, bei giochi. Uno molto bello è Miss Candyman. Sì, sono d'accordo. Che lo stavo per scegliere quel gioco, poi alla fine Ah sì? non. Mi No, sembra non. se lo porterò nella prima puntata. C'era, l'abbiamo già Mi messo? sembra, mi sembra. No, forse no. Sai che forse no. Penso Comunque, di no, mi vabbè. sembra di Dovrei sì. rivedere i titoli, sì. Nicola dice: non la conoscevo, grazie per avermi fatto conoscere ste meraviglie. Se l'avessi avuto i tempi Grazie a te. l'avrei consumata, ha detto Alessandro. Bella macchina, ha detto Wally, utilizzava dei blob. Ah, ok, la risposta di Nico che ha detto no, appunto sul. Era tutto fatto al momento, pure meritate visioni sui vari social networks. Grazie, grazie mille Daniele. Io la trovo come tante anche attuale, io ci prenderei le ore a giocarci anche oggi e non per nostalgia. Ok, grazie Carlo, benvenuto. Eh sì, sono d'accordo su tutto quello che avete detto, infatti io credo che diciamo che io e Roberto si portano proprio anche a livello culturale per far conoscere, perché tanti di voi si vede che non le conoscano e questo ci fa piacere portarle insieme a Roberto queste macchine e niente, guarda io dico la verità, a me piacerebbe anche aprire ogni tanto anche un talk, non so a voi. Se ci illuminate a di qualcosa, magari parlando anche di queste macchine, se vi piacerebbe, ecco, a voi che siete appassionati di retro games. Beh sì, ma il nostro pubblico è bello perché è versatile, si adegua sia al gameplay che anche a volte alle chiacchierate che facciamo perché sanno che parliamo, quindi ogni tanto, però anche noi siamo un po' curiosi di sapere No, ecco, la se curiosità qualche di sapere talk. dal pubblico se piacerebbe dei talk ogni Esatto. tanto, così, ecco. Ciao birra, benvenuto, come stai? Oddio, senti il nome birra, sto male, no? Una Vedi, a giungiata. quest'ora? Poi lui è birra media, quindi ci sta, dai. Allora, C'è Doom per questa live. Vabbè, Alessà, pretende un po' troppo. Sempre benissimo, bene, bene, dai. Alla grande, allora. Una rossa doppio malto. Io ho questa versione di Don 9, ragazzi, è bellissima, mi piace tanto, 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 tanto. io gli do 10. Sì? Ecco, lei che ci chiede, ma questa casa, quindi la Midway, costruì anche altre console? Ci chiede. Sì, più che combinati a Spes Verse nel 1978 che poi hanno parlate quasi a inizio puntata, appunto, che prese questi accordi col Giappone con appunto di avere la possibilità di fare un arcade e il 5 giugno, se non vado errato, del 1978 uscì con Space Invaders, che è stato un gioco che ha avuto delle vendite pazzesche di arcade e di giocabilità. E poi vabbè, la Midway, se non vado errato, mi sembra che sia stata l'arcade di Pac-Man, mi Sì, pare. sì. E insomma, cioè, questo vi rendete conto che casa che era. Insomma, siamo alla Bally, si affiancò alla Bally, se non vado errato, nei primi anni 70, e costruiva Flipper, se vi ricordate, lo citai anche la volta passata, il famoso Flipper di Birkenhaver, che era della Midway, che era un bellissimo flipper, che oggi a trovarlo, un flipper di Birkenhaver, ci vuole da 3-4 mila dollari americani.
però è un flipper che ha fatto storia. Poi Burt Knibble in America era un personaggio, era una leggenda, questo personaggio iconico che andava su questa motocicletta tutto vestito di bianco con una bandiera americana e saltava 10-12 macchine. È diventato un'icona degli anni 70 americano, e quando facevi flip andava per la maggiore, ecco, la Midway. La Valli appunto fece questo oggetto metalmeccanico, questo flipper dell'epoca, che è bellissimo, devo dire che l'ho visto tante volte, è molto bello. E insomma, ripeto, la Valli negli anni 70 insieme alla Midway è stata fra le macchine videogames quella che aveva, può dire, la numero uno. Non c'era nessuno che era oltre la Midway e la Valli. Aspetta, sì, era proprio la numero uno in quegli anni lì, era stata una forza. Ma si vede, guarda, guarda che come ha detto giustamente Carlo, questi sono giochi che sono belli attualmente, non è che li giochi appunto solo perché sono macchine d'epoca, che insomma giochi a livello nostalgico, cioè sono proprio belli giocarli, cioè, no, poi, insomma, me hanno un bel fascino proprio nella giocabilità, che è incredibile. Cioè, se permessa di fare l'arcade Space Invaders, se non avessero messo Space Invaders come gioco, era suo, si può dire, tra poco, che insomma fu creato da Giappone, però poi insomma lo misero su arcade, la Midway, che era doveroso anche che uscisse qui sulla Valli Astrocade, che non ha fatto, non ha tante cose, non è che sono state copiate, è stata un po' la capostipite, l'Astrocade con la Valli nel fare macchina la quale faceva inizialmente anche arcade, appunto. Quanto costavano le cartucce all'incirca? L'avevamo detto nella prima live, se non ricordo. Allora, le cartucce te l'ha detto, lo sai, però mi sembra che venivano, ma non venivano tantissimo, sui 50-60 dollari forse. Ma mi sembra meno, mi sembra meno. La macchina veniva a 2,99 inizialmente, Valli Astrocade, poi scese a 2,69, poi andò a 2,49. Poi va bene, nel 79 ci fu questo cambio, che appunto la Valli divenne un po' annoia di produrre macchine da videogiochi e vendette tutto alla Provision. Comunque sì, costavano all'incirca, erano in linea, in quegli anni saranno state dalle 40-45 dollari, non credo che siano costate molto di più. Molto di più. Mi pare, non vorrei... mi pare si disse la volta passata. Grazie Nico di averci seguito, un abbraccio, buonanotte, ciao, Nico, a presto. Va bene, dai. Ci siamo fatti una bella scorpacciata di Wizard of War, quindi di The Incredible Wizard, quindi l'incredibile mago è il titolo originale di questo gioco. Bene, 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 bene. Allora, sono le 23:43. Abbiamo visto 1, 2, 3, 4... Cioè, oh, ma ci chiedi che siamo riusciti a vedere solamente 5 giochi? Vedi, Roberto? Cioè, noi siamo partiti oggi in realtà con l'idea, insieme a Luca, di riuscire a fare tanto. Esatto. Invece, poi, tra Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, la famiglia e Marzullo. Si è fatto l'orario di Marzullo. Esatto. Non mi fai ridere. Allora, sai cosa ti dico? Secondo me questa live merita, nel senso che sono veramente delle questa macchina, oltre che la nostra live, merita di dargli il giusto supporto. Se ho paura che adesso piano piano un po' tutti se ne vadano, e questo mi dispiace. Io, se voi siete d'accordo, e se anche d'accordo Luca, io proporrei mercoledì prossimo di fare una seconda parte di questa, cioè portare il continuo dei giochi, anche perché io ci tengo che anche di dare anche il giusto spazio agli Umbriu, perché ne abbiamo due da farvi vedere. Però siccome fuori programma siamo usciti un po'
e abbiamo un po' perso tempo, se siete d'accordo, anziché buttarveli, no, non me la prendo con voi, ci mancherebbe, cioè, no, anziché buttarvi giochi così, perché come vedete ogni singolo gioco è bello goderselo, no? Cioè, sì, esatto. Perché non sono giochi da un minuto e via, quindi non vorrei mettere gli ultimi veloci perché è mezzanotte 10, no, è tardi. Invece preferisco magari dedicare il giusto spazio e magari a questo punto, visto che siamo a metà praticamente dei giochi che ci siamo prefissati di mostrarvi, io direi di mostrarvi, quindi non vi anticipo cosa vedremo nella prossima live, però vi posso dire che sono rimasti dei titoli molto interessanti, tra cui c'è anche un gioco molto bello. Adesso sto pensando se metterglielo adesso come ultimo gioco e poi magari me ne butto un altro per la prossima. Dai, facciamo così, dai, questo ve lo metto, poi per mercoledì prossimo al limite ne aggiungo un altro, perché qualcosa l'ho dovuta escludere. Ma io te lo dicevo, non erano giochi da un minuto. No, non erano giochi da un minuto. Allora, questo che adesso tu leggi, che è questo qua, io direi adesso di portarlo, che tra l'altro è molto bello, perché sì, è un titolo molto interessante, che tra l'altro va a chiudere bene questa live, questa prima parte di questa live. Sì, e diciamo a riaprirlo con uno simile. Ecco. Esatto, esattamente, sì. Poi apriremo, esatto, con un titolo molto importante, così la prossima volta vi mettiamo anche gli Umbriu. Allora, questo gioco, ragazzi, l'abbiamo portato anche nella prima live e ci teniamo a rifarvelo vedere, perché secondo me è molto, molto, molto bello. Meritava, sì. Allora, il titolo è Muncher, di questo gioco, ed è un titolo molto, molto, molto interessante, perché, come lo andiamo a vedere adesso, è un'ottima conversione di Pac-Man. Tanta roba, tanta roba, ragazzi. Mamma. Questa è tanta roba. Io lo conosco già, per me questo è un gioco da 10 più. È bellissimo. Per me è un gioco da 10 più. Poi questa, tra l'altro, è la versione a colori. Anzi, esatto. Sapete, sai cosa facciamo? La prossima volta gli facciamo vedere quello in bianco e nero. La versione in bianco e nero, gliela rimostriamo. E non è uguale a questa, attenzione. Assolutamente. È molto differente, sicché vale la pena, che poi tra l'altro è un prototipo quello lì. Che è un prototipo, sì. Quello in bianco e nero è un prototipo. Poi le dice, avevo lo schiaccia pensiero da piccolo, era piccolo cabinato in bianco e nero. È bellissimo. Fanno benissimo le cose con pochi pixel, dice Olivier. Ecco, però c'è il simbolo della fragola lì in alto a sinistra, quindi è possibile che compaia. No, delle ciliegie. Delle ciliegie, sì, scusa. Sì, è già comparsa, io non ho voluto di nulla perché ho detto... Ah, me la sono già giocata. Sì. Però vedi com'è molto lineare, non ti dà la possibilità di, cioè, che vanno troppo veloci. Allora, l'altra volta utilizzavo i tasti cursore e li ho dovuti cambiare, perché mi sono reso conto che nella live che abbiamo fatto a settembre dell'anno scorso, alcuni giochi ritenevo che avessero dei comandi, come esempio The Incredible Wizard, che andavano un po' in ritardo. Ti ricordo. Che io mi sono lamentato di quello, cosa che invece adesso non mi sono lamentato, perché semplicemente ho configurato altri tasti. Quindi se doveste utilizzare il MAME per giocare ai giochi del Baliastro Cade, non usate i tasti cursore, perché tendono a rallentarvi i movimenti quando passate da una direzione all'altra, cosa che invece ho utilizzato i classici tasti ASD W che si usano anche negli FPS, e ti posso dire che i controlli sono perfetti. Ti è apparsa la fragola, Roberto, in fondo. Eccola. Una volta te l'ho detto. Oh, un cuoricino. Sembra più una fragola, sì. La fragola, sì, qua sembra un cuoricino. È la seconda della fragola, a me non è... Insomma, poi c'è questa frutta. Anche nell'arcade c'era la fragola, mi ricordo.
bellissimi anche i suoni, eh? Cioè, badate anche l'audio quanto era fatto bene, cioè l'audio era mostruoso. Io lo conosco perché ce l'ho la Scocade, però vabbè, non sento niente, però so com'era ed è fantastico. Guarda, dopo guardati in questi giorni la live, ti accorgerai. Ma lo conosco bene. L'audio che adesso loro sentono in live, anzi, gli ho messo anche altino proprio perché devono godere del rumore del mitico Pac-Man. Favoloso. Sì, versione spettacolare. Questa è una versione spettacolare, a mio parere. Io gli do 10 più a una. Sì, anche io do 10. Un bellissimo Pac-Man. Quello che so che è il melone, che cos'è quello? Un limone, forse. Un limone con pelmo. Ah, gioco bello lineare, fatto bene, scorrevole, lo sto vedendo, insomma, era fatto molto bene. Nulla a che fare appunto con l'Atari, col Pac-Man di Atari, che ci sarebbe stato da ridire molto. Si risponde benissimo ai movimenti anche opposti, Sì, poi un gioco come questo deve rispondere bene, perché se no è in un labirinto, vedi come hanno già aumentato i cattivoni, i fantasmi, sì, la velocità. Ma è bello così, deve partire progressivo, piano, e per poi cercare di aumentare il più possibile ogni livello. Ma è giusto che sia così. Stupendo, stupendo. Molto. Veramente... Anche l'ampezzo del quadro quando l'hai finito, come l'arcade. Sai, e la faccia la Midway, fatto, ma insomma... È tutta un'altra musica. Cercava di trovare proprio l'originalità dell'arcade con una potenza inferiore, naturalmente. Vediamo. Che è questo rumore metallico che ti sento, Roberto? La tastiera. La tastiera? Fa un rumore metallico, sento. Non è possibile. I tasti, so. O il ventilatore che sta girando, forse. Ah, forse, allora. Forse che tu senti anche il ventilatore. Ma lo sai che a volte mi sembra di sentire anche suoni, specialmente quando finisce il quadro. Mi sembra di sentire di rimbalzo suoni... dello schermo tuo, mi sembra. Può darsi che magari qualcosa la senti che mi esce dalle cuffie l'audio, no? Quindi magari no. Arriva al microfono e... Alte cuffie, sicché sicuramente sarà alle cuffie. Esatto. Bene. Cosa dicono le ragazze di questo gioco? Comunque ti dico la verità, è vero, il game over finale è bellissimo, perché ci riporta sempre in sala giochi. Macchina veniva dall'arcade, Midway Palace, che insomma hanno ricreato proprio giochi un po' impreziosendolo, facendo il game over come faceva le macchine loro. È vero. Grazie ai like che ci dà donazione al canale, grazie mille, gentilissimo. Grazie mille. Wally ci dice: Roberto, da piccolo avevo il gioco da tavolo di Pac-Man, lo ricordi? A voglia, io e Luca tutte e due ce l'abbiamo, tra l'altro, vero? Anche tu, Luca, ce l'hai, no? Quello piccolino giallo? No, quale? Il gioco da tavolo della MB. Il gioco da tavolo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Io addirittura mi è rimasto quello che avevo da piccolo. E ti dico una cosa, Wally. Mi sono, la volta che l'avevo ripreso in mano, quindi per controllare se avevo tutto, mi sono accorto che mi mancavano 4 biglie di colore bianco, quelle, cioè le classiche biglie che facevano parte delle pile. Sì, praticamente le ho ordinate su eBay da un americano che le stava dando a gruppetti di 4, li vendeva. Sicuro che ho tabellato palline di naftalina, perché sono uguali. No, le stesse. Erano palline di naftalina, sì. Uguale. Ma era l'unica cosa che potessi fare. Vedi, perdere le gialle mi sarebbe dispiaciuto. Ho perso 4 bianche e le ho ritrovate. Erano, mi sembrano
Le vendeva in gruppetti da 6, da 5, adesso non ricordo. Quindi credo che ne abbia anche una in più o due in più, adesso non ricordo. Quindi alla fine delle ho rimpiazzate, ed è stato Bene. bene. No, tra Sì, mi l'altro ricordo che mancavano, è vero. era anche un gioco da tavolo a cui ero legato perché me l'aveva regalato uno zio che adesso non c'è Ah, più, quindi ok. insomma c'è anche un legame a livello familiare nei lontani anni 80. Certamente. Bella roba. Ah, Frog, beh, anche Frog, beh, avere giochi da Donkey tavolo Kong, come Donkey bella, Kong, la neguccia, Frogger, vero? sì, Zaxxon, hanno fatto Jackson, Zaxxon, vero? Frogger, Donkey Kong, poi cosa c'era? Qualcosa c'era, forse c'era anche, cosa c'era anche, qualche altro gioco, c'era un gioco spaziale, cos'era, Non Galaxia? No, non mi ricordo, ricordo, avevano fatto un, boh, avevano fatto un gioco da tavolo con un gioco spaziale che adesso non ricordo. Comunque se sì, ne sono no, non li usciti. E ricordo nemmeno io. all'epoca si dava da fare la MB. Cavolo, MB. L'MB era bellissima. Anche i giochi di Big Jim facevano in scatola, se vi E io ricordate. l'astronauta che L'astronauta, verissimo. per me l'astronauta, guai a chi me lo tocca. Oggi chiedono un sacco di soldi di quel gioco lì, eh. Sì, l'astronauta vale, ma poi la cosa carina era che alla fine era tipo il gioco dell'oca, però fatto all'interno Esatto. di una mappa spaziale. E la cosa assurda è che per avanzare devi usare un trampolino in cui mettevi un perno plastico che doveva cadere all'interno di questa base piena di buchetti, no? E questi, Ah, e tutti qui. Sì, era fatta di cartone con tanti buchi. A volte tiravi il perno e non cadeva di punta, quindi di conseguenza dovevi riprovare, finché alla fine non cadeva in un foro. E in questo foro, come cadeva, guardavi il colore del foro, tipo se era arancione, avanzavi di 4 caselle, se era bianco, avanzavi di 2, capito? A secco. Quindi hanno questo messo che ho questa fatto. originalità, perché era più per bambini il gioco, anziché usare i dadi. Quindi tu, anziché usare i dadi, ti divertivi a usare questo trampolino. Mettendo questo perno plastico. E il gioco era proprio, sì, era della Big Jim, della, sì, della Big Jim, sì. Di L'MD, sì, di Big Jim, Big eh? Jim, sì. Big Jim con le facce rimovibili, grande cosa. Ci ho avuto l'agente segreto. È vero, L'ho sì. avuto l'agente segreto con quattro facce. La valigetta aveva con dentro quattro facce. Me lo Caspita. ricordo. Ragazzi, ve l'ho detto ragazzi che quando qua iniziamo a parlare di cose di cosa del genere, Zaxxon da tavolo, ma davvero? Sì, Carlo, cercalo. Sì, Zaxxon c'era della Jackson da cavolo, è MB, vero. Zaxxon della MB, bellissimo. Tra l'altro, Zaxxon MB era bellissimo. Tutti i giochi che chi li aveva ha fatto bene a conservarli perché secondo me la collezione sono fantastici. Sì, oh, non oso pensare. Come potessi portare Zaxxon in un gioco da tavolo, però sicuramente anche lì aveva le caselle, aveva le sue cose, bisogna capire un po' il contenuto. Per quanto a me piacevano tantissimo i giochi ispirati alle corse o di bicicletta o di cavalli, no? A te non piacevano Bello. i classici giochi attorno a una pista che poi era tipo il gioco Bello. dell'oca, però avanzavi di caselle in base alla fortuna che tirava il dado. Quindi anche quelli erano, cioè, guarda, all'epoca ne facevano tanti. Poi la mia Sì, è vero. passione, che Luca lo sa, sono le pedine. Cioè a me i Parecchio. segnalini, io impazzisco. Io segnalini, ragazzi. Guardate, se rifacessero i segnalini in legno, anziché di materiale plastico come li fanno oggi, ma li rifacessero in legno come quelle del Monopoli, erano qualcosa di fantastico. Secondo me i segnalini in legno sono fenomenali, fenomenali. Erano un po' più, davano un po' più corpo all'oggetto, il Davano più legno corpo pesato. perché c'era proprio il concetto artigianale. Il legno ti fa sempre pensare a qualcosa di Artigianale. artigianale, Esatto. proprio alla mano dell'uomo, che è molto più bella anche nelle sue, diciamo, imperfezioni. Più bella rispetto alla macchina, più bella rispetto a farlo a Mi livello ricordo industriale. Roberto, io parlo con te naturalmente perché sei un collezionista di scatole da gioco, perché per battere Roberto è un lavorone. Io ce n'ho qualche scatola da gioco, Roberto lo sa, ma lui è da No, ne ho coppia. tante, ne ho tante.
E ti ricordi i primi monopoli? Addirittura c'era la candela che a volte il moccio della candela era un po' torto, si vedevano Vero, parte. vero. Ti ricordi? Sì. È Erano un po' piegate. vero. E anche la pennellata, non erano una uguale a quell'altra, erano proprio fatte a pennellate. Perché erano quei difetti che facevano la differenza e quindi ti sentivi di Esatto. avere quasi un oggetto diverso dagli altri. Unico, unico. Un oggetto unico, sì, era tanta roba. Fiaschetta o pera? No, beh, Ciccio, se parliamo della... Vabbè, io sto parlando delle versioni precedenti. Allora, la pera e la mela è subentrata, se parli del Monopoli, negli anni 80. Negli anni 82, 80. 82, sì. Prima c'era al posto della pera e della mela, c'era il cigno e la bambola. Il cigno e la bambola. E tra l'altro è raro trovare la bambolina celeste o rosa, Roberto? Allora, la bambola rosa l'ho trovata in una versione del Monopoli, ragazzi, non ricordo. Forse sapete quale penso che sia. Era una delle edizioni speciali tipo dopo tot di anni. Non mi ricordo se era 40 anni, una cosa del genere. E c'era proprio quella rosa, davano proprio la bambolina rosa, era rarissima. Dove fecero anche una versione che ne hanno fatte poche, non mi ricordo se era rosa o celeste. Ce Gialla, n'era la due bambola era versioni. gialla, la bambola era sempre gialla, io l'ho vista. Ah. Era sempre gialla, rosa era, ripeto, un po' parte come il discorso della edizione degli anni 40 del Monopoli che aveva, io quella l'avevo recuperata, quell'edizione lì, che nella plancia aveva al posto delle stazioni classiche, esatto, Cosmalizza. sì, c'erano tutte quante le, aspetta che nomi avevano, che adesso non me lo ricordo, c'era l'aeroporto, insomma queste cose, no, la stazione marittima c'era. La stazione marittima, sì, era Sì, bellissima. siamo anche negli anni 50, c'erano le scatole rosse, ce l'avevano, Sì. io ce l'ho sulla scatola rossa. Invece, quando hanno ideato il Monopoli, era l'edizione del fascismo che c'era Via del Fascio al posto di Via Roma, c'era Largo Litterio al posto di Largo Augusto. Insomma, c'era un po' di cambi, insomma, tanta roba. Anche il Monopoli ha avuto la sua storia. La storia, Monopoli ha esatto. avuto la sua storia, ragazzi. Tanta, tanta, tanta roba. La versione è soltanto anni 80. Vabbè, conserva lei. Le versioni del Monopoli sono tutte belle comunque. Io ho sempre preferito le versioni lunghe che quelle ridotte, quadrate, no? Ho sempre preferito quelle lunghe, ma anche perché la plancia, almeno in quelle lunghe, è solo separata a metà. In quelle quadrate era in quattro parti, quindi avevi praticamente queste quattro righe che tagliavano il cartone, no? Che un po' mi davano fastidio, ti Esattamente. dico la verità. Sì. Avessi potuto avere una versione della plancia senza essere piegata, l'avrei voluta. Perché già piegarla era già senso di rovinare in un certo modo. Per quanto le vecchie versioni, quella che aveva mamma, esempio, che era la versione classica, però aveva la bambola, aveva il cigno, eccetera. Una cosa che ricordo con piacere è che la plancia era pesante, era cartone duro, era fatta veramente con i giusti crismi. Poi invece le edizioni degli anni 80, soprattutto quella piccolina, quella quadrata, aveva la plancia quasi che sembrava cartoncino, cioè che si poteva Però quella strappare. quadrata uguale a quella dell'80 con la Era scritta economica Brother quella lì, eh. era del 66. Poi c'è l'edizione dell'82, mi pare che è rettangolare grossa. Io Immagina, ecco. ce l'ho tutte e due, appunto quella Quella piccolina quadrata del grossa è 66. bellissima. Sì, ce l'ho Poi anche quella a me dell'86. affascinava anche il colore dei dadi, in certe edizioni era rossi i dadi, in alcune erano verdi. Vero. Insomma, tanti dettagli che solo gente come noi, appassionata di giochi da tavolo, poteva badare. Il Monopoli è che ogni partita finisce con uno spargimento di sangue. Beh no, col Monopoli puoi giocare, c'è anche la variante di giocare a tempo. Anche quella è molto bella perché tu metti un cronometro, si gioca, che ne so, 2 ore. Dopo 2 ore si conta quanti terreni possiedi e quanti soldi hai e lì finisce la partita. Perché molte giocate a Monopoli purtroppo durano tantissimo. Ciao Chiara, grazie del raid, gentilissima. Peccato che siamo in chiusura e quindi non possiamo darvi molta. Da darvi molto. Ciao, ciao, ciao Chiara, grazie, benvenuta. Come state? Cosa avete fatto di bello? Cosa stavate giocando? Ciao,
Il gioco che custodiscono gelosamente, dice Ciccio, è l'Isola di Fuoco con la plancia spettacolare. È molto bella l'Isola di Fuoco, eh? Quello me lo ricordo. Non l'ho avuto, però è molto bello. Benvenuto Dream Plane 85, penso che si pronunci così, se non è così, grazie comunque, benvenuto o benvenuta, non so se sei una ciao donna ragazzi. O un uomo. E niente, dicevamo, si stava così chiudendo, parlando un po' di giochi da tavolo, perché abbiamo approfittato che oggi Chiara abbiamo portato una delle macchine più belle degli anni 70, che diciamo che va poi a coronare una delle grandi collezioni del nostro amico Luca, no? Che è il Bally Astrocade. Solo che ci siamo promessi di portare un tot di giochi, non siamo riusciti nel nostro intento e quindi faremo una seconda parte mercoledì prossimo. Per cui ragazzi, chi è curioso per vedere un po' anche i titoli, mercoledì prossimo sempre dalle 21:30 potete partecipare attivamente alla nostra live. Allora io ragazzi vi ringrazio che a mezzanotte 5 siamo in 40, 33 da Twitch e 7 da YouTube. Vi ringrazio tutti, veramente sono contento, insomma, che siate passati. Primo perché mi fa piacere, insomma, anche regalare la vostra presenza anche all'amico Luca e al fatto che, insomma, abbiamo portato una macchina importante. E poi sono contento in un certo senso di aver fatto stasera anche un po' di talk, perché ci sta e perché comunque alla fin fine ho visto che voi stessi avete partecipato attivamente, vi siete divertiti. Scusa Roberto, vorrei dire, guarda, ne approfitto ora per dirlo che mercoledì è una puntatona della Astrocade, perché c'è ancora tanto da svelare, che stasera non si è fatto in tempo, ma c'è da parlare molto. C'è molto, c'è molto. Infatti Chiara, se riesci magari a seguirti qualcosa, se ti incuriosisce questa macchina, magari a tempo perso vai a guardarti un po' il video, tanto lo sai che da noi resta su YouTube, quindi te lo puoi vedere lì e così ti guardi qualche curiosità di questa live. E in più ragazzi vi ricordo che se vedete il video dal tubo, dove c'è tutta la descrizione, vi mettiamo i titoli che abbiamo portato oggi e sotto nella descrizione c'è il link per ritornare addirittura alla prima live che abbiamo dedicato con l'Astrocade, perché in realtà questa è la seconda, la prima l'abbiamo portata con Luca proprio alla fine del mese di settembre dello scorso anno. Ed è stata la possibilità di vedere anche la mia macchina. Esatto, perché ci sono tutte le foto di Luca, della macchina sua, che vi posso dire che ha procurato appunto questa macchina dall'America, l'ha trovata proprio, possiamo dire, sembra secondo me un avanzo di magazzino o comunque una macchina che non è stata utilizzata se non in maniera maniacale da qualche collezionista. Quindi la macchina hai avuto fortuna, una macchina, vabbè, ma te la meriti, perché insomma è una macchina che cercavi da tempo ed è giusto che le cose vadano bene. Quindi una macchina poi in mano tua prende ancora più valore, quindi una macchina veramente veramente bella. E quindi ragazzi, se volete, da lì trovate il link e potete andare a rivedervi, a rigustarvi la live dell'anno scorso, che ripeto è molto molto dettagliata, se siete curiosi. 29 settembre del 2022. Però non c'è Vandelli, ma comunque. Non c'è? No, dico non c'è Vandelli, Maurizio Vandelli che scrisse 29 settembre la canzone. Vabbè. Ma no, assolutamente, no. Quella è un'altra storia. Quella è un'altra storia a parte. Allora, vabbè, noi siamo retro e parliamo anche di canzoni anni 80, quindi ci sta. Esatto. Allora, dice, non mancherò la prossima puntata, grazie Nicola, grazie del ride che abbiamo ricevuto, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito stasera. Ragazzi, se andate sul tubo, andateci e regalateci un like, che per noi è molto importante, e senso anche dell'apprezzamento da parte vostra della live. Leggiamo giusto Wally che dice, se penso ai giochi da tavolo che ho avuto, peccato che mia madre abbia avuto la felice idea di buttarli o regalarli. Sì, lo so, perché non c'era solo, i genitori purtroppo non si rendono conto a volte che dietro un gioco da tavolo c'è un bel ricordo, e per loro è roba da buttare. Poi magari chissà loro quante cose si conservano nei loro armadi, però i giochi mettono polvere, quindi si buttano via. Stessa cosa fece mamma in alcune cosine,
altre sono riuscite a recuperarle e altre poi nel passare degli anni mi sono fatto i regali da eBay e quando vedevo qualche... Perché io resto lì, io resto sulla riva, aspetto che passi l'occasione, non sono di quelli che subito compra la cieca. Mi aspettare l'occasione, magari a volte spendere qualcosina in più, ma se è un gioco ci tenete, compratelo più nuovo possibile, perché più è nuovo, più vi resta bene e più per voi è una grande soddisfazione di avere nella vostra collezione sicuramente dei giochi ben tenuti. Pensare che io ho conservato nostalgicamente, ha detto Daniele, anche i vari giochi da tavolo affettivi e cimeli che si usano ancora o meno. Sì, ma fondamentalmente alla fine alla fine usarlo o non usarlo, il gioco da tavolo fa parte di quelle, no? Di quelle collezioni di che poi alla fin fine ognuno di noi è giusto che si conservi, no? Perché poi alla fine non hanno un grosso valore sotto il punto di vista che non è che ti fai soldi da un gioco da tavolo, però secondo me vendere un gioco da tavolo oggi per 50 euro, 60 euro, un gioco anni 80 è un peccato, meglio se potete tenervelo e non fate l'errore di metterlo nel garage, perché io feci l'errore di mettere qualcosa in garage e me la trovai praticamente un po' bagnata, con macchie di muffa, ragazzi, umidità. Quello evitiamolo, meglio tenetelo, se non avete una casa molto umida ve lo tenete nel ripostiglio, bene o male vai così, dai. Purtroppo la carta è così, ragazzi. C'è un gioco da tavolo veramente raro, il gioco del giaguaro del grande Corrado Mantovani, ecco, non conosco, no, nemmeno io sinceramente. Il gioco del giaguaro, faremo una ricerca di questo. L'umidità è nemica, lo so Wally, purtroppo sì. Io ce l'ho, ha detto, una poltrona per due. Ah, ok. Quindi Cristian, tu ce l'hai. Ah, allora mandaci qualche foto di questo gioco. Deve essere una bella collezione. Ragazzi, vi salutiamo. Io ringrazio ancora Luca, grazie di cuore di essere venuto e mi raccomando, ti aspetto per mercoledì prossimo, certo, dalle 21:30, certo. Ragazzi, che porteremo la seconda parte del Bally Astrocade. Allora, vediamo ragazzi gli appuntamenti. Ah, ecco, non dimenticate ragazzi che se volete andare a trovare il buon Luca, andate a iscrivervi nel Tempio dei Videogames, che è un gruppo Facebook, da cui Luca appunto è amministratore, perché è molto bello che partecipiate, perché magari potete quindi anche postare delle cose, insomma, anche perché c'è un bel pubblico anche lì di persone che naturalmente molto appassionate, per cui se volete... Se siete appassionati della prima e seconda generazione, non dovete mancare tra i vostri gruppi Facebook di partecipare al gruppo di Luca. Ecco, infatti, che Trixi ti ha messo proprio adesso, Beatrice, grazie, ti ha fatto lo shout sul tuo canale. Bene, ragazzi, vediamo un attimino quali sono gli appuntamenti, perché non ho aperto il calendario di GRV per vedere domani. Cosa abbiamo? Ragazzi, noi dobbiamo anche guardare come siamo messi. Allora, domani è 7, allora venerdì... No, domani è 6. Che dico? 7 era, perché adesso mi segna già 6 nel calendario. Domani è 6. Allora, c'è Giorgio, però io di Giorgio al momento non leggo nulla, quindi non so Giorgio domani cosa porta. Ok, l'ha scritto adesso. Domani sera console Mega Mix volume 3. Ah, ecco, sì, ragazzi, approfittate che Giorgio sta portando dei giochi casuali all'interno, cioè casuali, dei giochi presi da varie macchine casuali, quindi macchine anni 80, per cui vi fa un mix, quindi vi può portare macchine per Amiga, macchine per Commodore 64, macchine per console. Sì, lui si sta dilettando appunto in questa, diciamo, in questo purpuri di giochi presi da più macchine di quegli anni. E quindi grande Giorgio, quindi non mancate domani all'appuntamento dalle 21:30 sempre su YouTube e su Twitch. Va bene ragazzi, io vi saluto, ci vediamo alla prossima live, vediamo se fine settimana, vediamo se riusciamo a fare qualcosa con Graziano, sicuramente sabato, perché non penso venerdì di esserci. Quindi signori, ci vediamo per le prossime live, e invece con Luca ci vediamo mercoledì prossimo con la seconda parte. Va bene? Ciao, grazie ragazzi, ciao a tutti. Grazie, buonanotte a tutti. Buonanotte.
We'll be right back.